ci sono i sostenitori della curva De Rossi che hanno acceso fumogeni, hanno fatto un vero e proprio spettacolo pirotecnico e hanno esposto uno striscione. Benvenuti all'inferno ai sostenitori e ai calcianti di parte azzurra che in questo momento stanno entrando sul sabbione di Santa Croce, annunciati dallo speaker, annunciati anche da noi. Questa intanto la vedete dall'immagine dall'alto, la basilica di Santa Croce, la disposizione del corteo storico, i calcianti rossi che in questo momento hanno sfilato sotto la curva dei sostenitori azzurri, e c'è il coro della curva dei rossi, picchia rosso, facendo riferimento ovviamente all'uso della forza nel calcio storico. Eccoli qua i calcianti azzurri che sfilano in questo momento con l'alfiere, con il capitano, con l'allenatore, tutti i calcianti, presidente degli azzurri Maurizio Matta con Dario Baldi. Sono con Maurizio Matta, presidente degli azzurri, siamo sul sabbione. Che emozione è, questi ragazzi sono prontissimi. Sono molto pronti, grande emozione come sempre. La squadra è pronta, ha lavorato molto bene. Ecco, vediamo il risultato. Ecco Maurizio, che emozione è per uno che comunque nel calcio storico ha fatto tanto. Tu hai ricreato anche insieme a tanti altri il colore azzurro, hai gettato delle basi per questo colore. Questo è un segnale, dovete rigiocarvi la finale dell'anno scorso che avete vinto. Sì, noi vogliamo ripetere la partita dell'anno scorso, una partita corretta, una partita vinta, però giocata molto bene. Noi siamo qui per giocare e correttamente nelle regole e vogliamo fare una bella partita. In bocca al lupo agli azzurri di Santa Croce e ovviamente al presidente. Grazie. E questo Maurizio Matta, presidente di parte azzurra, intervistato da Dario Baldi prima della finalissima del calcio storico 2023, con ovviamente azzurri che stanno raggiungendo la curva dei sostenitori, i rossi che dopo aver effettuato il giro sul sabbione adesso tornano sotto la curva dei loro sostenitori e sono pronti per il riscaldamento. Spettacolo pirotecnico intanto anche sotto la curva degli azzurri con tanto di fumogeni accesi, e questo è l'effetto cromatico ovviamente che si crea a Santa Croce tra il sabbione e il colore dei fumogeni, azzurro e rosso, che colora la piazza, colora in questo momento il cielo sopra Santa Croce. Eccoci qua ovviamente con lo spettacolo della finale del calcio storico fiorentino 2023 tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce, che sono pronti ovviamente per salutare il loro pubblico. Volano i garofani azzurri anche qua nella tribuna sotto la nostra postazione, ai sostenitori degli azzurri. In tanti calcianti lanciano i fiori, questa è una tradizione ovviamente del calcio storico fiorentino, quasi a voler dire al pubblico: anche voi siete con noi, ci portate con il vostro sostegno la forza per affrontare la partita, perché il calcio storico fiorentino si gioca sì con la forza, si gioca con la testa e si gioca, specie negli ultimi minuti, quando non ce la fai più, con il cuore. Questa luce, questa fotografia di piazza Santa Croce è straordinaria, perché dal fumo colorato, dalla sabbia, emergono i grandi protagonisti fra poco della finale. Intanto c'è un ospite con noi, linea a voi. Mettiamo un po' di meno che Marvin Vettori, campione di MMA. Parte rossa, tifi per i rossi, sei di parte rossa da quando? Vabbè, da questa volta qua sono venuto qua, ho tanti amici tra i rossi, è la prima volta, la seconda volta che vengo a vedere il calcio storico e quindi rappresento i rossi. Ma non è che stai venendo a vedere perché nella tua testa c'è l'intenzione di cimentartici poi? No. Magari in futuro, chissà, bisogna essere di Firenze per cimentarsi, sì. Magari in futuro. Può essere assolutamente sì. Grazie Marvin, buona partita, in bocca al lupo. A te Andrea. Gianmarco Lucherini ha intervistato sicuramente un grande protagonista dello sport, della lotta, Marvin Vettori. Oggi non è la sua prima qua al calcio storico fiorentino. Intanto arrivano ovviamente anche i sostenitori azzurri con i loro striscioni. Noi siamo Fiorenza e ancora ovviamente sostegno per gli azzurri. Andiamo da Dario Baldi. Sì, sono con Gaetano Fiore, l'alfiere degli azzurri di Santa Croce. Andrea, ecco Gaetano, tu hai fatto praticamente tutto dentro il calcio storico, per te che oggi sei quello che porta la bandiera dei tuoi azzurri, com'è questa emozione? Entrare nel sabbione, una bellissima coreografia quella della curva azzurra. È un'emozione grandissima, essere sempre lì per me è un onore rappresentare il mio quartiere. Siamo pronti a questa partita, cercheremo di fare il meglio e portare la vitella di Santa Croce. Grazie a Gaetano Fiore, in bocca al lupo. Noi siamo gli azzurri, noi siamo Fiorenza, questo ovviamente lo striscione, il comune denominatore, lo striscione della curva azzurra. Nella curva rossa, oltre a benvenuti all'inferno,
c'era anche un cartello molto bello, toccante, commovente: forza babbo, forza babbo. Evidentemente qualche figlio, qualche figlia dei calcianti in campo, che sostiene in questo caso il proprio padre, che oggi babbo, ovviamente, come si dice in particolare a Firenze e in Toscana, per ovviamente sostenere la battaglia. Ti racconto anche un piccolo aneddoto. Anch'io oggi ho le nipoti, attenzione, che sono da una parte o dall'altra, non lo so, cioè io lo so, ma non lo dico. Ah, non lo dici, ok? Non lo dico, non lo dico. Ok. Andiamo da Gianmarco Lucherini. Sì, perché sono con un recordman dei rossi che già sta sentendo il clima partita. Il nome intanto ricordiamo. Sono Massimo Borselli. Massimo Borselli, hai un primato tu su questo sabbione, ce lo vuoi raccontare? Nel 2002 sono riuscito a fare 9 acce in una partita. Però, 9? Acce, sì, si è vinto 13 e mezza, 3 e 9 l'ho fatto io, sì. È un record imbattuto questo? Non è un record imbattuto, nessuno ha mai fatto, insomma. Sensazioni, hai visto gli occhi della tigre dei tuoi ragazzi, i rossi? Entro sempre un brivido, sempre i bordoni su braccia e sulle gambe. Diciamo a chi ci segue fuori da Firenze, il bordone in teoria sono questi, i brividi. Pelle d'oca, i brividi. I brividi, brividi. Come Mahmood e Blanco, brividi. Brividi, come Mahmood e Blanco, bravo, è vero. Tanti brividi qua a bordo campo sul sabbione con il recordman che vi abbiamo appena mostrato. Intanto bocca al lupo, buona partita. Grazie a Gianmarco. Ciao. Lucherini, bellissime queste immagini con Massimiliano Barbagallo, capitano di parte rossa, che incita i suoi calcianti, li sprona quasi a dire adesso si aspettano 50 minuti di battaglia, ragazzi, ci giochiamo tutto. Sa che i rossi vogliono tornare a vincere e vedete l'esaltazione in questo momento, tutti che si stringono sotto la curva dei sostenitori dei rossi, saltano. Questo è il calcio storico fiorentino, questa è la finalissima del 2023 tra gli azzurri di Santa Croce e i rossi di Santa Maria Novella, che si caricano sotto la loro curva. Gli azzurri invece continuano ad allenarsi, a riscaldarsi, a provare ovviamente di concentrarsi in attesa della partita. È difficilissimo perché in questo momento pensi a tutto quello che è stato, alla tua preparazione. Fino a febbraio ti sei allenato da solo come calciante, poi da marzo hai iniziato con i compagni e poi pensi ovviamente a quello che ti riserveranno questi 50 minuti difficilissimi su Sabbione di Santa Croce, con una battaglia vera e propria da affrontare per giocarsi il titolo, per giocarsi la finalissima. Vittorio Betti. Sì, e poi se ne riparlerà fra un anno, e questo è il fascino, no? Cioè si gioca un evento una volta all'anno o due volte all'anno se accede alla finale, e poi se ne riparla dopo un anno. Però nella mente, nel cuore di questi calcianti, la voglia e la forza c'è per tutto l'anno, è vero Sandro? Sì, ma infatti abbiamo più volte proposto Gianmarco Lucherini, un attimo, di vivere anche durante l'anno il calcio storico. Gianmarco il 17 Lucherini da Porto Campo, c'è una novità di quest'anno. Sono col presidente Pier Guidi, perché Michele c'è una novità, intanto buonasera, c'è una novità quest'anno, ce la vuoi dire tu? Sì, una bella sorpresa penso per tutta Firenze, che la chiamata alla voce oggi sarà realizzata, come sarà declamata da Luciano Artusi, storico direttore del corteo, e credo che sia un regalo che Luciano fa alla città. Straordinario. E penso che questa decisione è presa d'accordo col direttore Filippo Giovannelli e veramente con entusiasmo di tutto il corteo, e credo che sia una bella cosa per tutti quelli che amano il calcio in costume, che Luciano, Fiorino d'Oro, Cavaliere, il calcio storico fiorentino oggi faccia la chiamata. Possiamo rubare con sua licenza due battute? Luciano è già microfonato, quindi non può. Da quanto tempo è, però ricordiamo che Luciano Artusi ha smesso di fare la voce, e da quanto tempo è che la faceva? Filippo Giovannelli è direttore da 8 anni, e quindi prima c'era Luciano, ma oggi è un regalo, è una cosa eccezionale, e chiaramente credo che sia bello per tutti, perché insomma la voce di Luciano è amata e è bello averlo qua. Grazie presidente, quindi tra pochissimo attenzione, perché ci sarà la voce del grande Luciano Artusi, leggenda del calcio storico fiorentino. Grazie a Gianmarco Lucherini e grazie al presidente Michele Pierguidi per averci dato in diretta questa notizia importante. Il saluto alla voce dunque sarà fatto, sarà compiuto da Luciano Artusi, il calcio storico fiorentino, lo possiamo definire così. Non c'è dubbio, fra l'altro l'icona. Devo
dare a Pierguidi il merito di aver avuto questa idea bellissima. Luciano Artusi è quello che ha inventato il saluto alla voce, cioè c'era 1530, quello che volete, ma noi l'abbiamo sempre visto Luciano Artusi, è sempre stato vestito da direttore del corteo e diciamo quando dice, scandisce, state attenti al comando, che tutta Firenze... Devo dire che sono emozionato per risentire questa voce, perché manca da circa otto anni, ha detto Pierguidi. Io seguo il calcio storico da sempre. Andiamo da Dario Baldi. Andrea, io sono già nella postazione a bordo campo, mentre scorre ovviamente l'ultima parte del corteo. Siamo vicini all'allenamento degli azzurri, ma sulla curva azzurra, il secondo striscione, sono presenti una delegazione degli atleti dell'Arpastum Centurie Roma, che è una squadra del calcio antico romano, quindi si mischia calcio storico fiorentino a calcio antico romano, che non giocano solo a Roma, lo giocano a Fermo, lo giocano a Rimini, comunque sia non solo da Firenze in curva azzurra, e perché anche ci sono qualche ex calciante appunto di parte azzurra che ogni tanto fa qualche capatina in quel di Roma. A te la linea. Eccola qua l'immagine che ci propone la nostra regia dei calcianti azzurri che si caricano l'uno con l'altro, si stringono forte con il capitano Atos Rigucci, che li ha richiamati ovviamente al loro impegno per 50 minuti nella finalissima del calcio storico. Da dire che oggi sia i calcianti rossi che quelli azzurri indossano perfettamente la maglietta prima dell'inizio della partita, questo è un dato coreografico da alcuni no, fanno già vedere i pettorali, ma insomma la stragrande maggioranza diciamo sono tutti con la maglietta, e questo è sicuramente un dato da sottolineare dal punto di vista coreografico. Intanto continua a entrare il corteo storico della Repubblica Fiorentina qua sul sabbione di Santa Croce. Dovrebbe essere ultimato l'ingresso di tutti i figuranti. In questo momento si potrà ovviamente procedere alla disposizione sul campo degli ultimi figuranti e poi al saluto alla voce, una serie di precisi comandi militari del XVI secolo che sarà letto oggi da Luciano Artusi, il calcio storico fiorentino, come ovviamente abbiamo commentato, un'idea voluta un'iniziativa voluta dal presidente del calcio storico fiorentino Michele Pierguidi. E intanto ovviamente sale veramente anche... una grande idea, guarda Andrea, veramente davvero un plauso a Michele Pierguidi e anche a Giovannelli, che ha ceduto il microfono al suo predecessore. Intanto sale l'incitamento dei tifosi di parte azzurra e di parte rossa, perché si avvicina la finalissima del calcio storico 2023, mentre le telecamere continuano ovviamente a inquadrare i calcianti di parte rossa che si riscaldano, parlottano un po' tra loro. È un momento in cui ripensi a tutto e soprattutto ti concentri su quello, provi a concentrarti su quello che potrà accadere nei prossimi 50 minuti, che saranno 50 minuti di battaglia sul sabbione di Santa Croce in cui ti giochi una finalissima. Eccole qua le immagini perfette della nostra regia, contrapposti, calcianti azzurri che si scaldano con quelli rossi. Sono attimi interminabili, attimi in cui riesci a malapena a concentrarti, perché il caldo, quello che accade sugli spalti, ti deconcentra. Provi a parlare, a dare le ultime disposizioni dal capitano Atos Rigucci, che ovviamente è così bravissimo a tenere la squadra in campo, così come il capitano dei rossi, che riesce ovviamente, Massimiliano Barbagallo, sono loro in campo che danno le disposizioni alla squadra su come deve stare, su come deve disporsi tra i datori innanzi, i datori indietro e ovviamente la prima linea, che deve ben funzionare per i testa a testa, per l'uso della forza, liberando così lo spazio per gli altri calcianti per provare ad andare in caccia, per provare a costruire l'azione determinante. Lo si fa spesso con la testa, lo si fa anche con il cuore. Il calcio storico non si gioca solo e soltanto con la forza. La forza è un elemento importante, per questo dalle curve sale spesso il coro picchia, calciante rosso, calciante azzurro, calciante di qualsiasi colore, perché si fa il richiamo all'uso della forza. Vedete intanto Renzoni, un talento dei calcianti rossi, insieme a Lopez, insieme a Gianassi, costituiscono coloro che ovviamente riescono ad andare ovviamente a caccia. È fantastico questa sorta di doppia immagine con la preparazione, le ultime fasi, gli ultimi minuti prima della sfida, perché fra 7-8 minuti al massimo il sabbione di Santa Croce sarà dominio assoluto degli azzurri e dei rossi.
insieme a loro ovviamente il maestro di campo, gli arbitri, gli spugnaioli, non ci sono soltanto i 27 calcianti, certo, per parte sul sabbione, certo. È un sabbione molto affollato perché poi ci sono i capitani, c'è molto traffico, c'è molto e poi traffico. Vi racconteremo tutto quello che accadrà con grande attenzione, perché raccontare una partita di calcio storico è difficilissimo, ci vogliono mille occhi perché succede di tutto in campo, l'attenzione non va avremo solo soltanto anche dove c'è due la ex palla. Calcianti che, certo, o due calcianti insomma che ci daranno una mano nella nostra. E saranno Andrea Ostento per i rossi e Cristiano Manzani per gli azzurri, che ci aiuteranno ovviamente. Morsani per leggere, Morsani per gli azzurri, che ci aiuteranno a leggere la partita. Andiamo avanti mentre si sta ultimando la disposizione del corteo storico della Repubblica Fiorentina qua sul sabbione di Santa Croce. Ancora la regia che indugia sui calcianti rossi e azzurri che si stanno ovviamente riscaldando, mentre sono gli ultimi attimi per il corteo storico della Repubblica Fiorentina di disporsi sul sabbione, e poi sarà tutto pronto per il rito del saluto alla voce, una serie di precisi comandi militari del XVI secolo che reciterà Luciano Artusi. Dopo di quello ovviamente la lettura dell'editto da parte dell'araldo della signoria al magnifico messere, e poi tutto viene lasciato al maestro di campo. Ci sarà la finalissima tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. Gli ultimi bandierai degli Uffizi, Andrea, hanno sfilato sotto la tribuna del magnifico messere del sindaco, quindi fra 2-3 minuti al massimo il corteo sarà perfettamente schierato di fronte a noi. L'immagine dall'alto della nostra regia lo fa capire perfettamente, la disposizione del corteo è praticamente effettuata, perfetta tra poco, e saremo pronti per il saluto alla voce sul sabbione. Intanto i musici, i tamburi eseguono la marcia del campo che dà il ritmo a coloro che si trovano ovviamente nel corteo della Repubblica Storica Fiorentina per disporsi sul sabbione. Anche questo è un elemento importante, quello del suono della musica che ritornerà poi alla fine della partita con l'esecuzione dell'inno alla vittoria, per rendere omaggio ovviamente a chi vincerà il calcio storico fiorentino 2023. Lo scopriremo alla fine di questa straordinaria rievocazione popolare. Vedete i colori in questo momento della piazza che si anima, degli oltre 5.000 spettatori sugli spalti che stanno per assistere a uno dei momenti più emozionanti prima della partita, il saluto alla voce. Mentre si continua a scandire la marcia del campo e veramente sono pronti a disporsi gli ultimi bandierai, figuranti dei bandierai degli Uffizi, e poi siamo pronti per il saluto alla voce che vivremo in diretta. Un salto indietro, Andrea, di 8 anni, e ci ripropone Luciano Artusi col suo attenti al comando, che è diventato diciamo un must per Firenze. È diventata una sorta di riconoscimento vocale del calcio storico fiorentino, una sorta di sigillo, quasi di riconoscimento di qualità, e adesso sale l'incitamento delle curve. Siamo pronti per vivere in questo momento il momento del saluto alla voce, questa cerimonia di una serie di precisi comandi militari del XVI secolo. La parola a Luciano Artusi. Ci apprestiamo alla cerimonia del saluto alla voce secondo l'etichetta militare del XVI secolo. È tutto pronto. Oggi il saluto alla voce sarà comandato da un uomo che di diritto... Luciano Artusi, un uomo che di diritto fa parte della storia del calcio e costume. È pronto. Dopo l'applauso di Santa Croce, doveroso più che mai, per un uomo che ha fatto la storia del calcio storico. Al saluto alla voce. Badate a voi, le armi in pugno, presentate le vostre armi, salutate. No, che sì. L'applauso di tutta la piazza.
Allora continua con rimettetevi le armi a terra. Deve ancora finire. Rimettetevi le armi a terra. Riposatevi sulle vostre armi. Gridate con me. Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! Grazie Luciano, hai fatto un regalo a Firenze. Viva Fiorenza! E viva Luciano Artusi anche, il grido di tutta Piazza Santa Croce. E adesso c'è Dario Baldi, un attimo. Se avete visto durante il saluto alla voce un po' di ex calcianti e allenatori azzurri restate lì davanti a Luciano Artusi, semplicemente perché c'è stato delle incomprensioni con la sicurezza, non li facevano uscire. L'editto della signoria. Tutto pronto per la lettura dell'editto da parte dell'Araldo della Signoria al magnifico messere Lorenzo Bartolini Salimbeni. Vai al magnifico messere Leonardo Fabbri. Qui innanzi a te onde omaggio rendere al Santo Giovanni, protettore di questa nostra città. Con lo stesso spirito leale d'un tempo lontano, tra sventolar di vessilli e squillar di chiarine, tu vedrai con tuo sommo diletto opposte schiere darsi battaglia a testimonianza della continuità di secolare tradizione e di passata gloria della città di Firenze. Magnifico messere, or con tua licenza, ordin darò che da parte si facciano uomini e vessilli e che il gioco abbia inizio. Maestro di campo, a te il comando. Il corteo lascia libero il campo sul quale rimangono le squadre dei calcianti. Andiamo da Gianmarco Lucherini. Sono qua con Luciano Artusi. Luciano, che emozione tornare sul tappeto dopo 8 anni. Dopo 8 anni è un'emozione. Meno male che non è... penso che la voce non si sia... Era la stessa, Luciano, era la stessa. È la stessa. Io ci avevo tanto carico d'emozione, però dopo 8 anni... Hai visto che la piazza che saluto ti ha tributato, però, Luciano? Davvero. Io ho dato, però ho ricevuto tanto dal calcio storico. Quando è stata la prima volta, poi ti lascio andare, giuro, che sei sceso sul stabione? Quando il primo saluto l'ho dato nel 1960 in piazza di Siena a Roma per le Olimpiadi. Con questo allora ti lascio andare a vedere la partita, goditela Luciano, tutta la piazza ti abbraccia. Grazie, ciao Luciano. Grazie, ciao. Grazie a te Andrea. Grazie a Gianmarco Lucherini, con Luciano Artusi siamo pronti. Un ringraziamento a Sandro Bennucci e a Vittorio Betti. Grazie a voi, grazie buona partita. È tutto pronto adesso per l'inizio della finale del calcio storico 2023 tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. Siamo pronti per vivere insieme 50 minuti di vera adrenalina. Una partita che si annuncia spettacolare. Intanto sono già iniziati testa a testa, prima ancora che il pallaio alzi. Attenzione, grande tensione in campo. Prima ancora che si partisse con la palla, che si alzasse la palla, è subito tensione tra gli azzurri e i rossi. Vengono richiamati ovviamente dal maestro di campo e dagli arbitri, a un richiamo chiaro e preciso. Andiamo un attimo da Gianmarco Lucherini. Gianmarco, da Dario Baldi, Dario. Il calciante che è caduto in terra ha molto sangue, sta uscendo, gli esce da uno zigomo, credo, a voi.
Va bene, intanto saluto Andrea Ostento di Parte Rossa. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ci aiuterete ovviamente insieme a Cristiano Marzani di Parte Azzurra, che ritroviamo. Ciao Cristiano. Ciao, ciao. Eravamo sotto la pioggia torrenziale a raccontare gli azzurri contro i bianchi. Oggi il clima è completamente diverso. Qua ragazzi c'è stato subito un episodio da commentare, perché francamente prima ancora che si iniziasse già un testa a testa. Vabbè, ci si poteva risparmiare, mettiamola così. Esatto, e almeno gli animi sono abbastanza caldi e probabilmente non andavano bene avvicinate subito le squadre. Allora dunque, pronti ovviamente per quanto riguarda ancora la battuta iniziale, mentre come detto ci sono già due coppie di calcianti che sono a terra l'uno con l'altro. Questo è l'effetto ovviamente degli scontri testa a testa, e avremo modo poi di commentarlo, di commentare tutto questo sempre in diretta con voi. Intanto Gianmarco Lucherini. Cosa è successo, Davide? Sono qua con Davide Mondello dei Rossi, prima della partita. C'è stata una zuffa lì, in qualche maniera, non ho capito benissimo, però un calciante. Dove è adesso il calciante, sembra? Sembra che sia stato colpito da... A chi? Chi ha colpito chi? È un calciante dei Rossi, credo, un calciante degli Azzurri, sicuramente un calciante degli Azzurri che è stato un po' aperto sul sopracciglio. Ricordiamo Andrea, ancora la partita non è cominciata, almeno correggimi dalla torretta, tu che sicuramente hai una visione d'insieme migliore, non è cominciata. Qui chiedono di buttare la palla letteralmente, perché significa iniziamo a giocare. È chiaro, bisogna buttare la palla per poter far iniziare la partita. Grazie a Gianmarco Lucherini per aver precisato quello che è accaduto nella dinamica ovviamente degli episodi, che poi sono attimi di tensione che precedono l'inizio della partita. Il pallaio è fermo a bordo campo sulla balaustra con la palla in braccio, c'è il maestro di campo Duccio Baglioni che richiama i colori, evidentemente a una disposizione corretta, lasciando da parte quello che è successo e chiedendo alle squadre di iniziare a giocare. Ricordiamo che appena si inizia l'uso della forza è quello che prevale nel calcio storico, con le prime linee, i cosiddetti sconciatori, che si confrontano nei testa a testa, negli uno contro uno. Questo è assolutamente ammesso dal regolamento, e poi permettono ovviamente di aprire gli spazi per iniziare a giocare. Aspettiamo ovviamente l'inizio della partita. Sicuramente quello che è successo accresce la tensione in campo, credo, Andrea e Cristiano, la tensione in campo poi con questo episodio un po' può essere Secondo me il nostro calciatore non l'ho visto bene chi era, probabilmente con lo scoppio della colubrina pensava che la palla si fosse alzata distante, assolutamente, perché non avrebbe mai fatto un gesto così, assolutamente. Sì, sono stati tratti in inganno dai petardi e ripeto, la tensione alta, c'è tanto in palio oltre alla vittoria, la partita. Questo lo spieghiamo ai telespettatori, così, perché molti diranno: ma come, dici, ci vuole la palla per iniziare? Il punto è che nel calcio storico non tutti i calcianti per il loro ruolo guardano necessariamente il pallone, questa è la questione. E quindi non guardando il pallone uno pensa: vabbè, è iniziata, la palla è andata ed è successo quello che è successo. Purtroppo sì. Questa è la questione. Ci sono dei ruoli dedicati più a uno scopo, altri più. Un attimo con Dario Gianmarco, non so con chi. Fabio Crescioli, leggenda dei Rossi. Fabio, cos'è successo? Ce lo puoi dire? La tipica schermaglia prepartita, purtroppo aspettare l'inizio, il pallone per aria, quando le squadre sono schierate basta una piccola scintilla e parte, come si dice a Firenze, la bambola. Fabio, ma perché non viene buttata la palla come chiedono dalle tribune? Viene deciso dagli arbitri l'inizio della partita, non dai giocatori. Noi i giocatori sono pronti da... Attenzione, che sta succedendo, Fabio? C'è ancora una zuffa a centrocampo. Intanto non parte il pallone, sarà così, quindi prima parte meglio è. E gli arbitri sono tutti bravi, maestro di campo è Baglioni Duccio, un arbitro che ha fatto l'assistente a livello internazionale nell'AIA. Però in questo momento qui... Un po' di schermaglia. A te Andrea. Grazie a Gianmarco Lucherini ovviamente alla testimonianza che ci ha portato a bordo campo per quanto riguarda ovviamente dato... Vedete quello che è accaduto intanto? C'è un calciante rosso che va all'attacco di un calciante azzurro e poi parte un parapiglia e tutto quello che è accaduto ovviamente sul sabbione. Questi sono gli uno contro uno, sono assolutamente ammessi. Evidentemente i calciati pensavano che la partita fosse già iniziata, che la palla fosse per aria, tratti in inganno dai mortaretti o dagli scoppi, evidentemente pensavano già all'inizio della partita. Ripetiamo, nel calcio storico fiorentino non tutti i calcianti per il loro ruolo, soprattutto le prime linee, devono guardare la palla la gestiscono soprattutto i datori indietro e i datori innanzi, e quindi
le prime linee, quindi gli sconciatori magari in quel momento pensavano che la partita fosse già iniziata e per quelli erano partiti testa a testa. Vedremo se saranno presi dei provvedimenti da parte del maestro di campo. Intanto c'è il maestro di campo Duccio Baglioni che chiama il capitano De Rossi, Massimiliano Barbagallo, a disporre i suoi. Barbagallo strilla con i suoi, quasi a dire: forza, disponetevi, mettetevi indietro. Dario Baldi. Andrea, allora il calciante azzurro è ancora a sedere, credo siano stati applicati dei punti su di lui, perché è ancora a sedere. Atos Rigucci, il capitano, si è occupato anche della sua situazione sanitaria. Continua il parapiglia al centro del campo. Posso dire che qualcuno dagli azzurri chiedeva ovviamente ai propri rappresentanti l'espulsione di chi ha fatto appunto quel gesto da parte rossa. Posso dirti che il Gaetano Fiore, che è l'alfiere dei rossi, è infuriato, ma cerca di tenere la calma dei ragazzi. Dall'altra parte De Castro praticamente si è rivolto ai suoi, girato praticamente di spalle rispetto ai rossi, dicendo: ci vuole testa, ragazzi, ci vuole testa, a te la linea. Ovviamente Gaetano Fiore è alfiere degli azzurri, ma nel momento coincidato ovviamente anche nel racconto ci può stare uno scambio di colori assolutamente. Intanto discutono i capitani di parte azzurra Atos Rigucci e di parte rossa Massimiliano Barbagallo con il maestro di campo Duccio Baglioni per capire come si può iniziare questa finale. L'importante sarebbe muovere il pallone e iniziare intanto la finale del calcio storico fiorentino 2023 tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. Ma il pallone ancora resta lì saldo nelle mani del pallaio sulla balaustra a bordo campo. Sono stati momenti di tensione, bisogna anche capire se il calciante azzurro al momento non è in grado di proseguire, mi pare, la partita, Cristiano. Quindi sì, gli azzurri dovrebbero inizieranno con un calciante in meno, probabilmente sì, perché vedo sta uscendo, magari potrebbe andare a farsi medicare nel posto, ovviamente. Quello credo sia già stato fatto, certo, e probabilmente non riesce a recuperare, esatto, perché lui è proprio dedicato anche a una situazione di come si può dire, di combattimento. Dario quindi Baldi, se deve partire già un certo, diventa difficile. Deficit. Dario Baldi. Andrea, sì, perché i calcianti di parte azzurra si sono messi qua nell'angolo, stanno chiedendo ovviamente alla sicurezza di poter aprire il cancello, forse per uscire. Momenti di tensione con i calcianti appunto di parte azzurra che sono tutti nell'angolo, li vedete ripresi ultimamente sotto la propria curva. La curva appunto degli azzurri sta un po' riclamando ciò che succede nei confronti dei rossi, però chiedono, ecco, stanno uscendo in questo momento i calcianti azzurri, abbandonano Piazza Santa Croce mentre si stanno confrontando con altri ex calciati. Vedremo quello che ne sarà e cosa e quali sono le richieste. Momento veramente concitato. Intanto a voi. Eccola qua l'immagine della nostra regia che mostra veramente intanto il maestro di campo Duccio Baglioni che parla con un rappresentante degli azzurri. Gli azzurri in questo momento stanno oltrepassando la balaustra e stanno lasciando il sabbione di Santa Croce. Evidentemente questo può essere un gesto o per chiedere maggiore attenzione al maestro di campo su una decisione da prendere nei confronti del calciante rosso che ha intrapreso il testa a testa senza che la partita fosse iniziata perché la palla non era per aria, oppure diciamo addirittura decidere di non disputare la finale. Questo potrebbe essere un'estrema razio, un'estrema razio che ci certo, può stare. Diciamo gli atteggiamenti potrebbero essere questi, il fatto nostro di essere fuori dal campo può essere che appunto non è accettato, allora, il dover partire. Se la regia lo inquadra, al centro del campo c'è un confronto molto serrato, che purtroppo è un fatto però dovuto a una cattiva gestione da parte degli arbitri e dello staff. Andiamo dell'inizio da Dario Baldi, perché c'è un confronto molto serrato. Non si può tra Duccio Baglioni, le due squadre. Eccolo qua, tra Duccio Baglioni e i rappresentanti azzurri. Testa. Da Dario Baldi. Sì, Andrea, perché c'è Duccio Baglioni che sta parlando appunto con Pietro Cappelli, però tutti i calcianti di parte azzurra stanno dicendo agli altri compagni: fuori, state lì, praticamente nella situazione, nell'angolo tra la loro tribù, cioè la tribuna dove ci sono i figuranti e la tribuna di parte azzurra. Vedremo quello che ne sarà. Certo è che in questo momento in campo rimangono De Castro, Cappelli, l'alfiere Fiore e la parte medica, quindi vedremo appunto quello che ne sarà. Tanto è piovuto anche un fumogeno in campo, ovviamente spento. A voi intanto la linea. Grazie a Dario Baldi. E adesso prevale la tensione da una parte e dall'altra, con gli azzurri che sono là nell'angolo tra la curva degli azzurri e la tribuna autorità, quasi a capire cosa devono fare in questo momento. Un confronto molto serrato tra alcuni esponenti dei rossi e il capitano di parte azzurra Atos Rigucci, che va lì a spegnere gli animi, a dire: calmatevi un attimo, cerchiamo di capire come possiamo iniziare questa finale. Certo è che la finale non può iniziare in questo momento, c'è qualcuno addirittura degli azzurri
che placa i propri compagni perché vorrebbero intraprendere azioni, diciamo, di testatezza personale. Vedo anche il presidente Maurizio Matta che allontana i suoi, gli dice andate via, ci pensiamo noi. Vedete, allontana i calcianti perché c'è grande tensione in questo momento, tutti i calcianti rossi sono proprio sotto la tribuna, la nostra postazione, lo vedete in queste immagini. Tanto c'è Lobue che richiama i suoi con la sua autorevolezza, con la sua esperienza, richiama i suoi calcianti rossi a dire ragazzi via di qua, dobbiamo iniziare la partita, dobbiamo giocarla questa partita. Questo Lobue che richiama i suoi mentre i calcianti azzurri si dirigono un'altra volta verso l'angolo del campo tra la tribuna autorità e la curva degli azzurri. È una situazione molto particolare, sì, per certi versi inedita, sì. Perché ricorda un po' degli anni, però attenzione, degli anni 90. Prima che iniziasse la partita è inedita, ragazzi, perché possiamo dire all'inizio della partita, ma la partita è iniziata. Sì, ma mi ricordo partite negli anni 90 dove prima che l'arbitro fischiasse l'inizio. Andiamo da Gianmarco Lucherini. Gianmarco Lucherini, mi senti, Andrea? Prego, Gianmarco. Ti dico solamente che dalla parte rossa c'è molto nervosismo. Dicono è una vergogna. Non vogliono giocare, questi non giocano, queste sono le testuali parole dalla parte rossa. Ti dico anche che nessuno vuol parlare in questo momento perché davvero la situazione è elettrica qua da bordo campo. Speriamo davvero che la palla venga lanciata perché in questo momento sembra davvero uno stallo qua sul Sabbione. Situazione molto complessa e di stallo ci racconta Gianmarco Lucherini con Duccio Baglioni, maestro di campo, che continua a parlare con i calcianti di parte rossa e con il capitano di parte azzurra Atos Rigucci per capire come si può iniziare la finalissima del torneo 2023 del calcio storico fiorentino. Andiamo da Dario Baldi. Veramente un flash, la richiesta è stata dopo la corsa che avete visto, ragazzi usciamo dal campo, e quindi questo è il diktat per il momento in casa azzurra. A voi. Grazie a Dario Baldi che dunque ci spiega della momentanea decisione degli azzurri, che è quella di non stare sul Sabbione e di uscire dal campo. Molti di loro hanno, diciamo, oltrepassato la balaustra, li vedete anche in questo momento proprio sulla balaustra tra la curva degli azzurri e la tribuna autorità dove siedono i figuranti del corteo, mentre continua a discutere il maestro di campo Duccio Baglioni con i calcianti rossi e il capitano di parte azzurra Atos Rigucci per capire quali possono essere le azioni da intraprendere per iniziare la partita. C'è grande animosità, sono momenti di grande tensione, è qualcosa di decisamente inedito. Andiamo da Gianmarco Lucherini. In questo momento ci sono anche molti conciliabili qui dalla parte rossa. Ti dico, sto rischiando anche semplicemente a chiedere commenti ai calcianti perché ho rischiato, ecco, mi hanno fatto capire che non è aria. Ti dico solo che in questo momento stanno dicendo una vergogna, questi non giocano. Ragazzi, scusami. Non nessuno vuole parlare, logicamente molto nervosismo. Bambolotto, sono qua con Bambolotto, mi manda gentilmente a quel paese. Però ecco, ti dico, questa è la situazione dalla parte rossa. Dicono questi non giocano. Questo ovviamente è quello che spiegano i calcianti rossi nei confronti dei calcianti azzurri, che sono usciti in questo momento completamente dal Sabbione di Santa Croce. Si trovano nell'angolo tra la curva dei sostenitori azzurri e la tribuna autorità dove siedono i rappresentanti, in questo caso del corteo storico della Repubblica Fiorentina. Continua ovviamente la discussione al centro del campo tra il maestro di campo Duccio Baglioni e in questo caso i calcianti rossi con il loro capitano in campo Massimiliano Barbagallo. Inizia questa finale secondo voi? Partiamo da Andrea Ostenti. Ma questo non lo so. Sinceramente credo che se il calciante azzurro non fosse uscito, comunque la partita sarebbe uscito per infortunio. Sì, purtroppo ha ricevuto quel colpo e è uscito. E gli azzurri in questo momento, essendo un uomo in meno, non vogliono giocare la partita. Cristiano Marzani? Sì, no, anch'io sono di quest'idea. E dico, potrebbe essere o un pareggio numerico, esatto, oppure permettere a un calciante nostro che è fuori di prendere, esatto, il costume, entrare e pareggiare il numero di squadre. Si può fare dal regolamento? Non credo, ma come è il nostro calcio fiorentino, si accomoda in tanti modi. Va bene, diciamo così, trovare una deroga last second sul Sabbione, sì, questa sarebbe più che altro la soluzione. Sappiamo l'importanza numerica e quindi già essere... Allora.
diciamo in inferiorità da subito. Diciamo che grazie della partita all'esperienza di Andrea Ostento e Cristiano Marsani abbiamo capito perché la finale del calcio storico 2023 non inizia. Questa la questione è molto chiara e semplice: gli azzurri in uno in meno non se la sentono di iniziare la finale, visto che la partita di fatto non era iniziata, perché la palla non era stata sollevata dalle mani del pallaio. E vediamo ancora le immagini del replay, perché ovviamente la regia adesso ce le mostrerà e le vedremo assieme, perché la partita non è iniziata, perché la palla non si era assolutamente mossa. C'è stato l'inganno dei petardi, che di solito sono le colubrine, e qualche calciante ha creduto fosse partita, quindi bisogna anche mettersi nei panni di questi ragazzi che sono lì. Su questo Cristiano, l'errore al mio modo di vedere è stata la gestione dello staff arbitrale, che ha permesso alle due squadre di trovarsi subito faccia a faccia con il corteo che ancora doveva liberare il campo, e quindi l'animo, poi la partita per tutte e due colori è importantissima, per cui è anche giustificabile, ma insomma comprensibile, che ci possano essere state certi atteggiamenti, però vanno gestiti adesso, appunto, o permettendo a un nostro calciante di poter vestire il costume del compagno che è dovuto uscire, o eventualmente proprio per eccoci un discorso qua. Numerico. Allora vedete, cioè questo è la palla non c'è, sono i calcianti che iniziano il confronto uno contro uno, il testa a testa, ma la palla, vedete, non è da nessuna parte. Questi sono i confronti testa a testa che sono iniziati, poi capire da dove iniziate, perché... Però, come si vede nel replay, il colpo l'ha preso sia il calciante azzurro sia il calciante rosso. La differenza è che il calciante azzurro è uscito. Allora, a questo punto, mi viene da dire che anche gli azzurri, insomma... Sì, no, noi abbiamo reagito, quindi, diciamo, la scaramuccia c'è stata. Fosse iniziata la partita o la palla in aria, sarebbe successo nulla e la partita sarebbe andata avanti. È proprio il fatto che la partita purtroppo non era cominciata. Andiamo da Dario Baldi, abbiamo capito la dinamica all'inizio partita. Dario Baldi. Allora, in questo momento il conciliabolo che state vedendo al centro del campo è su un'eventuale espulsione del calciante di parte rossa. Gli azzurri stanno chiedendo l'espulsione per poter eventualmente rientrare. Queste sono delle parole che ho rubato qua a bordo campo. L'altra notizia che è arrivata dalla parte medica e che il calciante sta bene, però in questo momento è con la parte sanitaria del corteo, scusate, del calcio storico fiorentino, e in questo momento è in ambulanza. Comunque sta bene per il momento. Gianmarco Lucherini. Invece i calcianti rossi sono in questo momento sulla balaustra davanti alla tribuna autorità. Per intenderci, qualcuno ha anche proposto di andare all'ombra. Andiamo all'ombra, ragazzi, perlomeno stiamo freschi. Però anche in questo momento i calcianti rossi stanno tergiversando, come vedete si stanno anche rinfrescando davanti alle tribune. Sta rientrando un calciante, mi dicono dal coordinamento. No, credo che stanno rientrando i calcianti azzurri. Il segnale intanto mi pare molto chiaro. Il presidente di parte azzurra, Maurizio Matta, ha fatto un cenno ai suoi, come rivolgendosi ovviamente in quell'angolo tra la tribuna dove siede il corteo storico della Repubblica Fiorentina e la curva azzurra, dove ci sono appunto i calcianti azzurri. Si è rivolto verso l'angolo come a dire: proviamo a rientrare. Questo era un po' il cenno che ha fatto il presidente di parte azzurra, Maurizio Matta, che vedete inquadrato in questo momento dalle telecamere della nostra regia. Tanto ovviamente il pubblico fischia, rumoreggia, perché il pubblico vuole vedere la finale, ed eccoli i calcianti azzurri che decidono di rientrare sul campo, accompagnati dall'applauso di Santa Croce, perché il pubblico che qua, gli oltre 5.000 presenti sugli spalti e anche tutti coloro che sono affacciati sulle finestre, sulle terrazze di Santa Croce, vogliono lo spettacolo del calcio storico fiorentino, lo chiedono con il loro applauso. E adesso vedremo se ci saranno dei provvedimenti disciplinari, lo vedremo ovviamente durante l'inizio della partita. Sarebbe bene rimanessero Cristiano un po' Marzani distanti, sì, in questa fase da subito in questa primo momento di riorganizzazione, sicuro. Io Cristiano, scusa, ma in questo momento gli animi sono veramente... No, sono alle stelle. Ci aspetta una partita durissima, ci aspettano, diciamo, 50 minuti durissimi. L'ascolto del calciante in questo momento è molto relativo, per cui c'è un grosso sforzo sia da
i capitani Alfieri che Dario Baldi, staff ti stanno arbitrale. Chiedendo, caro Andrea, se viene buttato fuori o no il calciante rosso. Ti posso raccontare però che Joe De Castro, che è un rugbista di parte azzurra, è veramente un motivatore di questa squadra. È entrato per primo e calciante per calciante gli diceva adesso testa, adesso calma. E quindi questa è la situazione che si vive all'angolo, diciamo, azzurro. C'è anche ancora Garaffoni con Maurizio Matta, potrebbero rientrare ancora all'angolo finché il calciante rosso non viene espulso. Attenzione, perché si stanno riavvicinando al mio angolo. A voi. Grazie a Dario Baldi che ci racconta veramente anche questi attimi concitati ovviamente dell'inizio della partita. Jobe De Castro, grande protagonista nella semifinale con i bianchi, ha richiamato i suoi a dire ragazzi adesso la testa, perché la testa conta, e come nel calcio storico fiorentino conta la forza, ma conta tanto, tantissimo la testa, e conta soprattutto negli ultimi minuti finali il cuore. In campo ovviamente c'è anche il presidente di parte azzurra Maurizio Matta, che richiama i suoi, si continua a parlare. Il pubblico urla fuori di parte azzurra, chiedendo ovviamente al calciante un'espulsione di un calciante rosso. Vedremo quello che sarà il provvedimento disciplinare, se ci sarà. Mentre il maestro di campo Duccio Baglioni continua a parlare con i calcianti di parte rossa per le ultime disposizioni prima del via. Sono attimi di tensione interminabili. Capite, in questo momento per i calcianti è difficilissimo pensare di affrontare 50 minuti dopo un mancato avvio così, mettiamola in questo modo. È stato un mancato avvio all'insegna dei testa a testa e della tensione in campo. Siamo pronti per capire quando inizierà finalmente la finale del calcio storico fiorentino. Continua ancora Duccio Baglioni a parlare con i calcianti che sono in campo. Evidentemente si sta discutendo se prende una decisione o meno per quanto riguarda il calciante di parte rossa. Andiamo avanti sempre ovviamente. Sì, no, non riesco ancora a capire. Sì, anche perché tutto quale tendenza è in tutto questo posso... tempo che ancora non hanno deciso. È incredibile. Comunque vada, si inizierà almeno con mezz'ora di ritardo, con più di mezz'ora di ritardo rispetto all'orario previsto, la finalissima del calcio storico. Allora, rivediamo ancora, credo, grazie alla regia, quello che è successo con all'inizio del... Eccoci qua, intanto vedete espulsione per la Stella Rossa, Gianmarco. Riccardo Lobue, però il colpo l'ha preso anche lui. Gianmarco Lucherini. A questo punto però è espulso Lobue. Riccardo Lobue. Ora. Gianmarco. È arrivato anche l'annuncio dalla torretta. Riccardo Lobue deve lasciare il campo. In questo momento la curva azzurra sta logicamente protestando e chiedendo l'uscita di Riccardo Lobue. Lo vediamo ancora a centrocampo, quindi evidentemente lo stallo persisterà fin quando Riccardo Lobue non uscirà dal campo. Gli azzurri evidentemente non hanno alcuna intenzione di cominciare la partita. A te, Andrea, tante risate in questo caso tra i rossi, c'è molto nervosismo e dicono che è una vergogna. Riccardo Lobue ovviamente aspettava come non mai questa finale, l'abbiamo raccontato anche nella nostra diretta che ha preceduto la partita, ha detto mi auguro di disputare questa finale, di vincerla e poi di lasciare chissà forse il calcio storico fiorentino. Questo avete visto nelle immagini inquadrate Riccardo Lobue? Sì, diciamo però che nel replay abbiamo visto che Riccardo Lobue ha colpito il calciante azzurro Marcello Trotta e ha ricevuto però un colpo poi da Pietro Cappelli. Quindi a questo punto, se la partita non era ancora iniziata, la scorrettezza è stata da entrambi i calcianti. Altro lavoro per il maestro di campo. È chiaro che adesso la situazione da gestire è molto difficile, perché ognuna delle proprie parti si fa le proprie ragioni, è chiaro, vero questo, però purtroppo lì poi colpi, se si dovesse veramente ora espellere tutti non finiamo più. Non finiamo più, Cristiano, purtroppo, dicevo solo nel senso non finiamo più, certo. No, ma è purtroppo il punto, è che bisogna trovare una soluzione. Io non è per, come posso dire, giustificare i due colori. Per me l'errore di base è stato che lo staff arbitrale doveva
gestire, vista l'importanza della partita, l'avvicinarsi delle squadre in maniera diversa. Sapevamo era sentita, concitata, quindi andava, è chiaro, se metti di fronte 27-27 con tutto il retro che c'è stato per questa partita, e poi appunto anche situazioni così parallele di scoppi di petardi, e danno modo ai calciati, e lì è molto difficile comprendere tante cose. Anche perché Cristiano, alla fine l'Ubue gioca da 20-23 sì, anni, non ha mai fatto una scorrettezza, quindi intanto sì, no, Riccardo l'Ubue va verso la balaustra. Io Gianmarco Lucherini sì, sembra si stia allontanando Riccardo Lobue, che tra l'altro ricordiamo, Andrea, ai nostri microfoni proprio in settimana aveva detto: voglio giocare quest'ultima finale perché se vinciamo sarà la mia ultima apparizione sul sabbione. In questo momento lo stiamo seguendo, è vicino alla tribuna, sta discutendo, ecco, la curva azzurra chiede a gran voce l'allontanamento del calciante, però in questo momento non sta uscendo dal campo Riccardo Lobue e persiste lo stallo. Grazie a Gianmarco Lucherini. Alla luce di quello che è successo abbiamo capito che la dinamica degli scontri testa a testa è partita, perché alcuni calcianti pensavano che la partita fosse iniziata. Ricordiamo che nel calcio storico non tutti i calcianti, per il loro ruolo, soprattutto la prima linea, guarda dov'è il pallone, non è compito loro, questo è il compito loro è partire con i testa a testa, che poi liberano gli spazi per i datori innanzi e per gli innanzi che devono andare a fare caccia. E quindi è partito un parapiglia, e il punto principale adesso è che, dopo la decisione ovviamente dell'espulsione di Lobue, i calcianti rossi stanno dicendo: perché solo lui? Perché poi, se vai a analizzare i testa a testa che sono partiti, non finisci più, c'è un meccanismo domino per cui dovresti prendere provvedimenti all'infinito. Il punto principale è che qua credo che da parte dei maestri di campo stia prendendo la linea dicendo: bene, proviamo a trovare una soluzione che faccia iniziare la partita. Questo è il punto, è logico. Penso, e poi le soluzioni stanno lavorando in questo senso, tutte le soluzioni poi fanno discutere, fanno sollevare le obiezioni del caso, che sono assolutamente legittime, però qua ci sono 5.000 spettatori e ovviamente i telespettatori che ci sono a casa, che hanno pagato il biglietto e che vorrebbero vedere lo spettacolo. Anche caro il biglietto l'hanno pagato. Siamo tutti d'accordo, mi pare. Qua abbiamo raggiunto la nostra decisione all'unanimità, almeno nella parte di commento. Poi ovviamente da casa, occhi e qua, si farà le sue ragioni, che ripetiamo sono assolutamente legittime di tutti i segni. Mentre ovviamente continua la discussione infinita tra il maestro di campo Duccio Mazzoni, il capitano di parte azzurra Atos Rigucci e il calciante rosso Riccardo Lobue, che è stato espulso. Ovviamente questa è la decisione arbitrale, cioè da accettarla da parte dei rossi e da parte dello Bue, non è facile, ma è la decisione che va accettata per iniziare purtroppo questa finale. Purtroppo la partita 2023. non sarà la stessa ora, se inizierà. Esatto. non sarà la stessa cioè non sarà la stessa perché mancheranno due protagonisti, ma anche perché spieghiamolo bene, perché gli animi anche dei calcianti sarà diverso, e quindi diciamo che questo episodio ha un po' sporcato quella doveva essere la partita. Questi episodi iniziali vanno a turbare quella è la concentrazione, tutta la preparazione, perché di fatto adesso sono due squadre bloccate. Un episodio e stanno del genere. Lì e, come si può dire, riflettendo anche sul da farsi, per cui sprechi energie. Episodio del genere sicuramente, come stanno spiegando Andrea Ostento e Cristiano Marsani, sicuramente influisce, e non poco, nell'andamento poi di un'eventuale partita di calcio storico fiorentino, perché comunque segna a livello di tensione i 50 minuti che verranno, e noi ci auguriamo di assistere a questi 50 minuti della finalissima del calcio storico fiorentino 2023 tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. Intanto sono entrati in campo i barellieri, che hanno portato un po' d'acqua perché fa caldissimo nonostante il vento e tutto, però c'è ovviamente calcianti fermi per molti minuti sotto il sole, hanno anche bisogno di refrigerio. Gli azzurri magari lo possono fare anche all'ombra della loro curva, per i rossi è un po' più difficile, tant'è vero, come ci raccontava prima Gianmarco Lucherini,
alcuni calcianti rossi dicevano ai propri compagni: almeno andiamo all'ombra, almeno ripariamoci dal sole. Intanto si continua a discutere, è una decisione lunghissima da prendere, sono attimi interminabili per cercare di prendere la decisione corretta, per cercare di far iniziare la finale del calcio storico 2023. Continua la discussione infinita tra il maestro di campo Duccio Baglioni e ovviamente i capitani, i calcianti, gli arbitri che sono a bordo campo. L'obiettivo è quello di far iniziare la finale. Vedremo come, vedremo con quale decisione. Vedo anche il presidente del calcio storico Michele Pierguidi che dà indicazioni. Lui sa benissimo, con il sindaco Nardella al suo fianco, che chiede ovviamente di placare gli animi, di calmarsi, di accettare la decisione e di iniziare ovviamente la finale. Intanto c'è l'invito ovviamente anche a coloro che non sono autorizzati a non stare in campo. Non tutti sono autorizzati a calcare il terreno, il sabbione di Santa Croce, e lo speaker fa riferimento ovviamente anche a chi in questo momento non è autorizzato. Non ho capito chi era, Andrea, se tu hai capito chi c'era, che non era autorizzato, non ho capito chi, però. Ci sono dei calcianti che sono rimasti fuori dai 27. Ah, 27 che erano sul sabbione. E sono dietro la balaustra. Tanto attenzione ai movimenti dei calcianti rossi. Attenzione al movimento dei calcianti rossi, perché in questo momento stanno per abbandonare il sabbione alcuni, anzi quasi forse per andare a ripararsi all'ombra, credo fanno per questo, lo fanno per ripararsi all'ombra. Andiamo da Dario Baldi. Mi sono spostato praticamente appena fuori dal sabbione, sotto la curva dei rossi. Per il momento ci sono 5-6 calcianti che hanno abbandonato il sabbione, sono lì tra l'entrare e l'uscire. Vedremo quello che ne sarà. Intanto però questa era la novità del momento. Credo abbiamo fatto soprattutto per refrigerarsi, visto che stare continuamente sotto il sole, la partita doveva iniziare 40 minuti fa, praticamente saremmo quasi alla fine della partita, invece non è ancora iniziata la finalissima del calcio storico 2023, e vedremo se saranno le condizioni per farla iniziare o poi. Per quanto riguarda ovviamente la diretta, non ci saranno problemi per tutti i telespettatori, come i 5.000 di Santa Croce. Resteremo qua fino alla fine, fino a quando non sarà presa una decisione o fino a quando non ci sarà un vincitore del calcio storico fiorentino 2023, e potete seguire in diretta tutti gli attimi di questa finalissima. Andiamo da Gianmarco Lucherini, che è con un ospite speciale. Sì, d'eccezione, Jack Bonaventura, calciatore della Fiorentina. Jack, la prima volta al calcio storico? Sì, prima volta. Mi avevano parlato tutti di questo spettacolo, e quindi oggi ci tenevo a vedere questa partita. Ancora la partita non è cominciata, ma quando comincerai? Speriamo che cominci, vedrai. Cosa ti hanno detto del calcio storico? Ma hanno detto che c'è tanta passione, una bellissima atmosfera, infatti si vede quanta gente c'è oggi, e niente, mi hanno detto che c'è da divertirsi, c'è forza fisica, lotta, però mi hanno detto anche tattica, tecnica, quindi insomma c'è un po' di tutto, dai. La Fiorentina riparte da te il prossimo anno? La Fiorentina, vediamo, io ci sono anche gli altri che c'erano l'anno scorso, proviamo a fare bene anche l'anno prossimo. Molto democristiano il nostro Giacomo Bonaventura, grazie Giacomo, buona partita. A te, Andrea. Grazie a Giacomo Bonaventura, che ha dimostrato di conoscere perfettamente il calcio storico fiorentino, ha capito l'uso della forza, che è sicuramente uno degli aspetti, perché il calcio storico fiorentino si gioca con la forza, si gioca con la testa e si gioca con il cuore, che è quello che invocano intanto i calcianti stretti l'uno accanto all'altro, sia gli azzurri che i rossi, da una parte e dall'altra del campo, sotto la loro curva gli azzurri, sotto la loro curva al sole i rossi, in questo momento, prima di poter iniziare la finalissima del calcio storico fiorentino 2023, che dopo quello che è accaduto nella prima parte, ovvero quando la partita non era di fatto ancora iniziata perché il palaio non aveva sollevato la palla, le prime linee, ovvero i calcianti ovviamente avevano iniziato il testa a testa. Intanto le nostre telecamere inquadrano Riccardo Lobue, che in questo momento piange disperato perché ci teneva tantissimo a giocare questa finale. La decisione arbitrale è stato espulso, c'è un'accesa discussione con i suoi, perché evidentemente non accetta la decisione dell'espulsione, c'è da capirlo.
Certo, un calciante si allena tutto l'anno. Bravo. E hanno un aspetto in questo momento, bravo Cristiano, spieghi bene, esatto, c'è per da capire, anche perché se è il colore avverso ma no. Sono io, perché i ragazzi si sacrificano poi per dei gesti che sì, forse condannabili, ecco, ma bisogna contestualizzarli. L'immagine di Cristiano Bui che quasi urla ai suoi, è dura insomma doverla accettare dopo che ti sei allenato ovviamente fino a febbraio da solo, poi da marzo in poi insieme ai tuoi compagni, con tanti sacrifici, con tanta voglia di esserci per questa sfida finale, poi ti trovi, non so cosa hanno deciso, ma mi sembra ci stiamo rischiando sul campo. Intanto i rossi si rischiano, non so se Riccardo uscirà dal campo, perché Riccardo per noi è un leader. Intanto Riccardo Lobue va uno a uno dai suoi compagni. Riccardo sta a dirgli quelli che devono fare, perché mi sa che sta uscendo, sta dal uscendo campo. Da campo. Questa per noi è una grande perdita. Ti abbraccia uno a uno, ovviamente li richiama quasi al loro compito, al loro dovere per i 50 minuti che verranno della finalissima del calcio storico. Riccardo Lobue espulso, i rossi perdono uno dei protagonisti di questa finale. Purtroppo sì. È un uomo che sicuramente dà peso specifico in prima linea, ma non solo, aiuta la squadra, è un calciante esperto, sa cosa bisogna fare in determinati momenti, è un po' la nostra guida lì davanti. Io ho iniziato con Riccardo, siamo come fratelli, abbiamo iniziato insieme nel 2000 e Riccardo ci sente tantissimo. E Riccardo Lobue in questo momento con il suo applauso verso la curva lascia il sabbione di Santa Croce. Dario Baldi. Sì Andrea, sono qui sotto la curva dei rossi. Riccardo Lobue sta uscendo in lacrime, scuote la testa, esce con un ricca ricca cantato praticamente dai suoi tifosi, se ne va, è arrabbiatissimo ovviamente. In questo momento sta parlando con un altro componente di parte rossa, però possiamo dire Riccardo Lobue è uscito dal campo e i rossi si sono rischiedati. Potete sentire dal microfono il tifo che fa la curva di parte rossa. Voi e adesso con le immagini dall'alto proposte dalla nostra regia è tutto pronto per iniziare la finale. Duccio Baglioni, maestro di campo, batte le mani. Andrea Borgonetti, il pallaio, solleva il pallone a dire adesso lo muovo verso l'aria, siamo pronti per iniziare la finalissima del calcio storico fiorentino 2023 tra i rossi di Santa Maria, gli azzurri di Santa Croce. Ancora una discussione questa volta tra gli azzurri di Santa Croce, che prosegue, discussioni infinite prima di iniziare questa partita. Allarga le braccia il capitano di parte rossa Massimiliano Barbagallo, quasi a dire dai giochiamola questa finale, iniziamola vi prego in tutti i modi. Ancora Duccio Baglioni, in questo caso tra i calcianti azzurri, a discutere, a capire se si può iniziare. Gianmarco Lucherini con Marino Vieri, presidente dei Bianchi, che oggi guarda, è appena uscito Riccardo Lobue, cosa sta succedendo Marino? No, credo che sia stato tutto influenzato dallo scoppio un petardo e i ragazzi calcianti pensavano fosse iniziata la partita e hanno iniziato a confrontarsi. Un errore che ci sta, forse doveva essere lanciata la palla subito per prendere il gioco, perché tutta questa attesa poi ora chiaramente ha creato una situazione un po' bizzarra e anche difficile da... Linea ad Andrea che sta per iniziare, grazie Marino, grazie Presidente. Con 45 minuti di ritardo sta per iniziare la finalissima del calcio storico 2023 tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. Andrea Borgonetti, il pallaio, ha il pallone fra le mani, attende un segnale dal maestro di campo per capire se si può iniziare la finalissima o meno. I calcianti azzurri ancora discutono tra loro, evidentemente ancora, diciamo così, c'è qualcosa che non torna per loro nelle decisioni che sono state prese, c'è ancora da discutere. Qualche calciante azzurro ovviamente discute con la prima linea dei rossi. Ancora discussioni, ancora chiarimenti, sono attimi di tensione infinita per chi ovviamente vive il calcio storico sul sabbione. Sono attimi di attesa interminabile per tutti coloro qua sugli spalti di Santa Croce che ci stanno e che stanno seguendo la nostra diretta. Si aspettano che inizi la finale. Vedete Gianassi. Sì, calciante di parte rossa che ha realizzato la caccia dell'1-0 con i Verdi. Un attimino decidere. Intanto c'è il sostegno dei tifosi di parte azzurra concentrazione, che chiedono ovviamente
agli azzurri di giocare la finale. Azzurri, 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 cresce il loro incitamento per chiedere ovviamente ai propri calcianti di iniziare a giocare la finalissima del calcio storico fiorentino 2023 tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. Siamo un 47 minuti di ritardo sul cronometro rispetto ovviamente all'inizio programmato. Ancora il capitano di parte azzurra Atos Rigucci, che si avvia verso il centro del campo, richiama i suoi ovviamente a giocare la finale, sconsolato quasi. Sono attimi difficili. Ora c'è deconcentrazione, nervosismo. Sono tutti elementi. Male. Adesso basta una minima parola, vedete anche qua sotto. Intanto qua si riprende. Si riprende con, i confronti. Tra... È difficile. Massimiliano Barbagallo, capitano di parte rossa, si alza il pallone, si gioca la palla degli azzurri. Eccoci qua intanto con i primi testa a testa tra ovviamente i calcianti. Anche sotto la nostra tribuna c'è un bel testa a testa, sono già intanto già due le coppie di calcianti che sono a terra l'uno con l'altro. Tanto... E qui ci sono gli errori, perché adesso i calcianti sono facilmente portati a commettersi errori. Adesso la tensione, e di tutto. Adesso la tensione può farla da padrone in questa prima fase, bisogna stare attenti. Ci vuole ora molta freddezza, perché fare un fallo e dover essere espulsi ci è un attimo. Cristiano Marzani, il nostro commentatore di parte azzurra, giustamente spiega qual è la difficoltà, che è soprattutto di testa in questa fase iniziale della partita, perché ci sono gli uno contro uno, gli incontri, ognuno dalla sua parte, ma vanno fatti in modo ordinato, senza che diventino ovviamente scontri plurimi in mezzo del campo. Vedete capitani, la fatica che fanno a tenere lontani i calciotti tra loro. E ci attenzione. ci sono gesti che bisogna continuano ovviamente gli uni contro uno. Sono già sei le coppie di calcianti a terra l'uno con l'altro, gli altri si fronteggiano in questa prima fase di partita. Purtroppo è difficilissimo adesso capire perché atteggiamenti errati sono stati a parte di tutti e due i colori. Allora, ci sono, ma purtroppo sei coppie di calcianti a terra, una situazione degenerata. Qua sotto la nostra postazione c'è un calciante ferito, i sanitari vanno a soccorrere ovviamente, vedete i sanitari con la loro divisa gialla che chiamano in questo momento la barella, mentre continuano gli scontri tra i calcianti. Ci sono ovviamente come in questo momento se la partita si è innervosita, la partita troppo, si è innervosita troppo, c'è stata troppa attesa e adesso vedete cose brutte. Ci sono più scontri tra i calcianti. Andiamo da Dario Baggi. Dario, sì, Baggi. Perché i sanitari stanno entrando con la barella, quella più rigida per il calciante di parte rossa sotto la vostra postazione. Li vedete benissimo, sono tutti là, probabilmente lo faranno uscire, quindi saremo 25 contro 26 in campo in questo momento. Ma vediamo, in questo momento riesce per fortuna a voi. Allora, intanto gli azzurri hanno la palla, ma ci sono tantissime coppie di calcianti. Intanto anche un sanitario finisce a terra, perché giustamente quando ti muovi non puoi guardare da tutte le parti dietro di sé, avere calcianti a terra, che lui è finito sul sabbione di Santa Croce. Intanto c'è un'espulsione della Croce Azzurra, calciante Croce Azzurra è stato espulso, quindi molto probabilmente si ripristinerà la parità numerica, perché tra l'espulsione degli azzurri e il calciante rosso che in questo momento viene medicato si ritornerà di fatto alla parità numerica tra azzurri e rossi. Intanto attenzione, c'è un placcaggio al centro del campo di un calciante azzurro nei confronti di un calciante rosso, che finiscono entrambi a terra. Pallone nelle mani dei rossi, degli azzurri, scusate, che in questo momento possono cercare di capire se ci sono le condizioni per provare a creare un'azione d'attacco, mentre continuano ovviamente gli uno contro uno, uno proprio anche sotto la tribuna autorità in questo momento, con grande forza. Vedete, in questo momento il calcio storico si gioca con la forza, negli uno contro uno sono i calcianti che si fronteggiano, poi finiscono a terra l'uno con l'altro, resteranno lì per buona parte della partita, perché questo servirà a bloccare gli avversari, a creare gli spazi in attesa ovviamente. Sì, adesso è un momento e di studio e anche di comprensione da parte delle squadre sul da farsi e su come ritrovare quella concentrazione che ti permetta. Bisogna far sfogare la tensione, deve avere un po' di sfogo in attesa che poi si possa passare alla costruzione dell'azione. Le botte sicuramente raffreddano un po', perché
sicuramente, insomma, la questione è questa, mentre continua ovviamente testa a testa e i colpi anche molto duri tra i calcianti rossi e azzurri che si fronteggiano al centro del campo, pure sotto la balaustra, vicino alla balaustra, sul lato della tribuna autorità. Questi sono ovviamente i fronteggiamenti testa a testa tra i calcianti azzurri e rossi che si fronteggiano. La palla ce l'hanno in mano gli azzurri, c'è la Jobel De Castro in mano in questo momento la palla. Andiamo da Gianmarco Lucherini. Andrea, sono qua sotto la tribuna autorità in questo momento, vivacissimi sono, per non dire altro, gli scontri qua sotto la tribuna autorità con il calciante dei rossi Marri che è andato a terra, in questo momento è stato placcato, quindi scontri cruenti, però in questo momento paiono rientrati, ecco, nell'alveo del gioco, insomma, duro ma comunque del calcio storico. Vai a te Andrea. Intanto, mentre continuano in testa a testa e ci sono ovviamente in totale circa 12 coppie di calcianti a terra e continuano ancora in testa a testa, vedete al centro del campo tra calcianti azzurri e calcianti rossi. I calcianti azzurri hanno in mano il pallone, Emanuele Ceccarelli che ha in mano Davide Ceccarelli che ha in mano, sì, il pallone in questo momento, ovviamente chiede ai compagni e attende disposizioni per capire se c'è lo spazio, il modo di costruire un'azione pericolosa verso la caccia. I datori dietro dei rossi sono praticamente schierati, quindi anche a costruire l'azione devi riuscire a fare pressione sui calcianti rossi per portare via uomini e provare a liberare gli spazi. E intanto vedete tantissimi giocatori a terra, vedete quante sono le coppie di calcianti, sì, a terra in questo momento, sono l'uno con l'altro. Sono in pratica dei blocchi per o il difensore o l'attaccante che possono essere o sfruttati o possono creare anche problemi allo svolgimento dell'azione. Esatto, perché poi quando ti trovi a correre con la palla in mano tra i calcianti che sono a terra, anche il calciante, esatto, avversario può ostacolarti, provare a ostacolarti. E comunque devi prestare attenzione perché devi evitare ovviamente i calcianti che sono a terra, quindi questo è un elemento di difficoltà in più per chi ha la palla e per chi prova a costruire l'azione, la manovra d'attacco. Jobel De Castro ha il pallone per gli azzurri, prova a parlare con i suoi compagni, a capire se ci sono le condizioni per costruire un'azione d'attacco quando se ne sono andati 6 minuti e 50 secondi sul cronometro dei 50 minuti complessivi della finalissima del calcio storico 2023 tra gli azzurri di Santa Croce e i rossi di Santa Maria Novella. Adesso le coppie di calcianti a terra, l'uno sull'altro, i calcianti rossi e i calcianti azzurri in questo momento si controllano, gli scontri uno contro uno si sono fermati e adesso è il momento buono per provare a muovere la palla. Vedremo come. Dario Baldi. Un flash perché ovviamente i sanitari stanno ancora lavorando sul calciante rosso ferito poco fa, è una ferita allo zigomo, un po' di sangue per lui, però anche lui si sta medicando, forse lo rivedremo in campo. A voi. Grazie a Dario Baldi ovviamente anche per questa precisazione sulle condizioni del calciante azzurro. Intanto continuano ovviamente i calcianti immobilizzati in tutta l'area centrale del Sabbione di Santa Croce con i calcianti azzurri che hanno la palla e che richiamano i compagni a provare a trovare gli spazi per un'eventuale azione d'attacco. Diciamo che al momento gli scontri testa a testa si sono placati, direi. Sì, diciamo hanno trovato un equilibrio in questo, anche perché appunto l'adrenalina probabilmente si è sborsata per anche colpi subiti eccetera, e adesso c'è la fase di gioco che è delicata perché un attacco sbagliato può essere quasi sicuramente una caccia subita. La gestione della palla è fondamentale quando ti trovi ovviamente a impostare un'azione d'attacco, è sapere gestirla con i tuoi compagni, riuscire a aiutarti l'uno con l'altro, lo scarico indietro al compagno per trovare gli spazi, la direzione in diagonale, capire qual è la direzione migliore per trovare la caccia è fondamentale, e perdere il pallone è sempre un aspetto negativo perché gli avversari possono ripartire, approfittare della difesa sguarnita perché sei salito e andare a caccia, l'abbiamo visto durante le semifinali. Intanto
accorrono i sanitari al centro del campo con il capitano di parte azzurra Aton Siriguccia a prestare i soccorsi a un calciante di parte azzurra che ha riportato ovviamente una ferita. Palla saldamente nelle mani dei calcianti azzurri. Jobe De Castro prova a capire se ci sono le condizioni per un'azione d'attacco. Se ne sono andati 9 minuti e 23 secondi dei 50 complessivi. Adesso c'è da provare a giocare questa finale. Dopo ovviamente gli uno contro uno che si sono di fatto esauriti. Vedete i calcianti a terra l'uno con l'altro in tutta la zona centrale del campo. Adesso è il momento per provare a muovere la palla per gli azzurri e cercare un'azione d'attacco. In questo momento con le squadre schierate così non è facile costruire un'azione. Non è facile anche perché gli azzurri dovrebbero provare almeno a farsi spazio tra i calcianti rossi schierati nella loro metà campo. Dovrebbero farlo ovviamente pressando magari l'area rossa, provando a portare via degli avversari e liberando così lo spazio per i calcianti azzurri. Però capiamo che questo un conto è dirlo qua, un conto è farlo su Sabbione. Questo cambia moltissimo. Purtroppo la pausa ha portato via tantissime energie. Come dicevamo in apertura, esatto. e sottolineavano sia Andrea che Cristiano, esatto. La lunga pausa di oltre 45 minuti, una partita per iniziare questa finalissima, dovuta al fatto che erano partiti di uno contro uno gli scontri dai calcianti senza che la palla fosse stata sollevata e quindi fosse iniziata la partita, ha portato a questo, cioè a tanta tensione che si è consumata in tanti scontri uno contro uno, in un'espulsione di un calciante azzurro. Tanto è rientrato Alex Marin, che è rientrato il calciante rosso. E adesso, mentre sono scoccati 11 minuti sul cronometro, sono passati gli 11 minuti, c'è cioè il capitano di parte azzurra Aton Siriguccia che guarda Jobe De Castro e gli dice testa, occorre testa in questo momento, dice con calma, quasi con tutta la calma del mondo, c'è bisogno forse anche di concentrarsi, di trovare la giusta lucidità, la giusta concentrazione per provare a costruire un'azione d'attacco. Questo è quello che può accadere. Sì, diciamo però così. Dario Baldi. E mentre siamo in una fase di stallo, vi racconto una chicca che ci mette sicuramente di buon umore, perché i due capitani, ovvero Aton Siriguccia e Massimiliano Petragallo, si sono scambiati la borraccia dell'acqua, un po' come Coppi e Bartali. Nemici, si parla, siamo nemici in campo, però nel momento del bisogno ci si dà anche mano. A voi. Andiamo avanti, sempre con ovviamente i calcianti azzurri che in questo momento, vedete, vanno a braccare un calciante rosso che si era avventurato nella loro metà campo. Placcaggio perfetto. Quindi i calcianti azzurri gestiscono il pallone, magari in questo momento aumentano la pressione, vedete, al centro del campo, con calciante azzurro che prova a trovare lo spazio per portarsi in avanti, a portare via qualche avversario, testa a testa con il calciante rosso, entrambi finiscono a terra. Discussioni tra i capitani, gli arbitri, ma al momento tutto regolare. Jobe De Castro tiene saldamente in mano la palla, scruta il piazzamento dei suoi compagni, scruta ovviamente come sono messi i calcianti rossi in campo. Sì, soprattutto anche perché mi sembra siano più uno, per cui è rischioso un attacco che non è organizzato bene. In questo momento sono gli azzurri in inferiorità numerica, perché ricordiamolo hanno avuto un espulso. I rossi invece hanno recuperato il calciante che in un primo momento era ferito e aveva abbandonato il campo, quindi i calcianti azzurri sono 25, esatto, i calcianti rossi sono 26. Sì. Dovrebbe essere questo il conteggio, rispetto a 27 iniziali. Allora, dunque, questo per quanto riguarda ovviamente il conteggio anche delle forze in campo. È logico che con un calciante in meno gli azzurri ci pensano molto bene prima di iniziare un'azione d'attacco. Intanto i rossi provano ad andare in pressione sul portatore di palla azzurro, viene placcato ovviamente da un compagno il
portatore, viene placato un avversario, il calciante rosso, ancora i calcianti rosso che provano ad andare in pressione, adesso gli azzurri in pressione arretrano un po'. Si stanno arretrando per vedere di allungare gli spazi, costringendo vedere i rossi a salire, ma appunto Ciobe De Castro che ha visione del gioco, può vedere se trova un compagno, ci sono i rossi davanti, attenzione, posso portare via il pallone, la palla va a Ciobe De Castro, schizza via, c'è rimessa laterale, esatto, sì, rimessa laterale, tanto continuano i testa a testa di uno contro uno, un calciante rosso che finisce a terra e si rialza. Messa laterale per i rossi, Lopez prende il controllo del pallone, attenzione a Manuel Lopez, vero talento, viene fermato ma riprende ancora la sfera, qui al centro del campo, adesso è dura, vede lo spazio Lopez si gira su se stesso, prova a far fuori il calciante azzurro, ancora Lopez viene messo giù, viene messo giù ancora Lopez, resiste al placcaggio e va in caccia, che caccia spettacolare, la firma Manuel Lopez per l'1-0 dei rossi, nonostante il placcaggio, nonostante il placcaggio del calciante azzurro, talvolta i placcaggi valgono come caccia, ma non è stato così, quando il pallone ce l'ha in mano Manuel Lopez, c'è un calciante azzurro a terra, a sfuggire dalla morsa del placcaggio azzurro e andare ovviamente in caccia per 1-0. Davide Ceccarelli intanto è a terra, viene Dario Baldi, provato a placcare Manuel Lopez, però in questo momento è in terra sanguinante con una forte, con una grossa ferita allo zigomo, tutti i dottori li vedete lì intorno e lì praticamente dove c'è stato quel contatto, è portato sulla barella, il giocatore degli azzurri in questo momento esce in barella, a voi la linea. Grazie a Dario Baldi, quindi altra complicazione per quanto riguarda gli azzurri in questo momento, adesso è il momento delle cure mediche per il calciante azzurro Manuel Ceccarelli, sono momenti ovviamente molto di grande tensione questi, gli azzurri in questo momento in campo sono sotto i due calcianti, esatto, sì, e quindi ora con questo, ora se non lo so se ce la farà rientrare, però con quando sono passati 16 minuti i rossi conducono per una caccia a zero, ha segnato Manuel Lopez, attenzione a Paolo Bastiani che prova ad andare, la dà al suo compagno indietro, si aiutano gli azzurri tra di loro, la pallone va a Ciobe De Castro che deve sfuggire al calciante rosso che può prenderlo, Ciobe De Castro con grande classe avanza, vede il suo compagno davanti, prova la caccia, grande parata di Lopez, grande parata di sì, Lopez Manuel, grande Manuel. Parata di Manuel Lopez, è partito Bambolotto che riparte, c'è Rezzoni che fa il tosti costo, Rezzoni verso la caccia, non lo ferma nessuno, Rezzoni da solo sostenuto da Santa Croce, 2-0 dei rossi, 2-0 dei rossi, 2-0 dei rossi, Bambolotto. Abbiamo usato e perso palla con un contrattacco notevole, ha fatto tutto il campo, avevano provato gli azzurri a costruire l'azione d'attacco ma in questo momento è veramente difficile, attenzione ovviamente, e adesso questa si vedete fa molto il replay dura della caccia di Rezzoni per i rossi per il 2-0, ma c'è stata la grandissima parata di Manuel Lopez sul tiro di Ciobe De Castro che di fatto ha aperto, che di fatto ha aperto il, che di fatto ha aperto il, la caccia dei rossi, grandissima parata di Manuel Lopez praticamente, sì, a un passo, sì, dalla caccia, e adesso quando siamo a 18 minuti i rossi conducono per 2-0 sugli azzurri, il pallone nelle mani degli azzurri, ancora Ciobe De Castro che richiama i suoi, ci sono molti uno contro uno tra calciati che si sono rialzati, intanto c'è un calciante azzurro che è stato espulso, esatto, un altro nostro calciante quindi espulso, gli azzurri sono meno 3 in questo momento e si fa dura perché sotto di 3 sì, si fa sentire con 32 minuti da giocare e sotto, ma sotto di due calci, 3 calcianti in meno per gli azzurri, si fa complicata questa partita ma è tutto da giocare. Ciobe De Castro tiene in possesso la sfera nella propria metà campo, c'è un calciante rosso che prova ovviamente ad andare sul portatore di palla quasi a provare veramente a fastidirlo, non ci riesce, tanto continua di testa a testa al centro del campo tra i calcianti rossi e i calcianti azzurri,
che si fronteggiano. Giove De Castro inquadrato dalle telecamere con il pallone in mano, scruta il piazzamento dei compagni. È difficilissimo trovare gli spazi perché i calcianti rossi sono tutti schierati. Quando ha il pallone in mano e vede davanti a te tanti calcianti avversari, sicuramente la testa ti dice tante cose. Ed è importante giocare con la testa e giocare con il cuore per provare a fare caccia. 19 minuti sul cronometro, 2 caccia a 0 per i rossi, con gli azzurri che però sono 3 uomini in meno sul campo rispetto ai rossi. Robert De Castro osserva il piazzamento dei compagni, ci sono tanti uno contro uno al centro del campo, molti sono anche duri. Ce n'è uno proprio sotto la nostra postazione che inquadra in questo momento la regia, con il capitano di parte rossa e gli arbitri che portano via il calciante azzurro. Tanto Jobel De Castro osserva il piazzamento dei compagni, dà disposizione ovviamente ai suoi, chiedendo spazio per muovere il pallone, chiedendo ai compagni di seguirlo per aiutarlo durante l'azione offensiva. Finora abbiamo visto 2 cacce per i rossi, una spettacolare di Lopez che ha resistito al placcaggio di un avversario. Bravo, sì. È stato bravissimo Lopez a sfuggire al placcaggio, andare via a segnare la caccia. Intanto un altro testa a testa proprio sotto di noi con un calciante azzurro che ha sollevato un calciante rosso e lo ha praticamente sollevato, poi gettato verso il sabbione di Santa Croce in basso. Andiamo avanti con la palla che in questo momento ce l'ha Bastiani per i calcianti azzurri. Parla con Jobel De Castro, si danno disposizioni sul piazzamento dei compagni e su come poter imbastire un'eventuale azione d'attacco. Vedete Bobo Bastiani che chiama Jobel De Castro, quasi a dirgli: Jobel, così non ce la facciamo, dobbiamo inventarci qualcosa. Sono andati 21 minuti, i rossi conducono per 2 caccia a 0. Questo può essere un pallone importante nella storia della partita per gli azzurri. Sì, perché insomma alla fine il tempo passa, il risultato ora è importante. Attenzione, intanto continua la testa a testa tra calcianti azzurri e calcianti rossi. Avanti ancora Gianmarco Lucherini. Siamo qua sotto la tribuna autorità dove c'è un testa a testa molto cruento tra Lorenzo Fattori, calciante rosso, che tra l'altro ha una vistosa ferita al naso che sta sanguinando. Magari le nostre telecamere riescono a imbeccarlo. In questo momento gli spugnaioli stanno cercando di dargli dell'acqua sul naso perché sta perdendo davvero tanto sangue, però nonostante tutto rimane in coppia con il calciante azzurro, placcandolo. Veramente questo è calcio storico. Andrea Vignolini, a te. Grazie a Gianmarco Lucherini per il suo racconto da bordo campo. Intanto continuano ovviamente i testa a testa tra i calcianti. In questo caso era un calciante azzurro che ha sollevato un calciante rosso, poi mettendolo a tappeto. Intanto vi facciamo vedere anche le cacce che sono state realizzate fino a questo momento dopo 22 minuti di partita. Vediamo ovviamente proprio quello che è accaduto. Guardate Lopez qua, bravissimo a sfuggire al placcaggio, poi a terra, bravo a ruotare, a Lopez a sfruttare il movimento, a riuscire a liberarsi e a segnare la caccia. Qua Jobel De Castro, parata spettacolare di Lopez che porta via il pallone dalla caccia, e qua Lorenzoni va bello tranquillo, il campo era sguarnito per il 2-0 dei rossi. E adesso si prosegue quando sono passati 22 minuti e 40 secondi sul cronometro. I rossi conducono per 2 caccia a 0. Bisogna provare ad andare a segnare anche a questo punto rischiando, perché tanto finendo così la partita Jacopo Bobo Bastiani ha in mano il pallone. Non ci dice bene, per cui gli azzurri devono provare con questo pallone. Ovviamente intanto vengono richiamati personale da parte rossa che non è autorizzato a stare sul sabbione, ma dietro la balaustra gli chiedono di uscire dal sabbione. Andiamo avanti sempre con il pallone che è nelle mani degli azzurri, mentre ci avvicinavamo a metà partita con i rossi che sono in vantaggio per 2 caccia a 0 sugli azzurri. Andiamo avanti sempre con un placcaggio in questo caso verso il portatore di palla, che poi il calciante azzurro intervenire riesce a fermare il calciante rosso. Jobel De Castro
prova a scrutare il piazzamento dei compagni, ma sono tutti ben disposti, i calcianti rossi in campo, i datori indietro, i datori avanti sono perfetti, disposti tra la metà del campo e il lato corto. Ancora gli azzurri che provano ad avanzare, in questo caso a portare via gli spazi. Giove De Castro guarda i suoi, sa che ci sono tanti calcianti azzurri là davanti, sa che è dura, difficile provare a imbastire un'azione d'attacco. Poi con l'inferiorità numerica anche un possesso palla è dura, durissima, ma gli azzurri ci devono provare. Eh no, certo, anche perché finendo così. Tanto Massimiliano Barbagallo, capitano di parte rossa, richiama i suoi, gli azzurri provano ad avanzare, eccoli che avanzano, Bobo Bastiani prova a muovere i compagni, tiene palla in basso, si andrà per la battuta, battuta, attenzione, vediamo se ci saranno azzurri pronti a prendere il pallone, ci sono, no, li prendono i rossi, attenzione a Rezzoni, è solo, non c'è nessuno da quella parte, corre verso la caccia Rezzoni, Rezzoni da solo per il 3-0, 3-0 dei rossi sugli azzurri, ancora lui, ancora Rezzoni. Purtroppo adesso si cambia campo, 3-0 per i rossi quando siamo a metà partita, 3-0 sugli azzurri di Santa Croce. Ancora Renzoni, ovviamente autore della caccia del 3-0, abbiamo visto nell'immagine, con ovviamente la difesa azzurra che era completamente sguarnita da quella parte, Campione lasciato fuori. Siamo 3 meno noi e poi... Allora, dunque, per quanto riguarda ovviamente la partita, siamo arrivati al 25esimo minuto e in questo momento i calcianti di parte rossa sono in vantaggio su quelli di parte azzurra per 3-0. Lopez e 2 calci di Renzoni. 26 minuti sul cronometro. Pallone tra le braccia di Bobo Bastiani, che adesso guarda, coprendosi dal sole, il piazzamento dei suoi compagni nella metà campo rossa, ma c'è grande densità di calcianti rossi e c'è poco spazio per gli azzurri per trovare i varchi giusti, per trovare lo spazio giusto verso la caccia, un placcaggio di un calciante rosso nei confronti di un calciante azzurro che finisce a terra, prova ancora a guardare il piazzamento dei suoi compagni Jacopo Bobo Bastiani. È dura, è durissima trovare lo spazio per i calcianti azzurri. Bastiani con Giobel De Castro, che adesso viene lasciato ovviamente il possesso del pallone a metà campo. Ancora Bastiani riprende il controllo della sfera mentre si fronteggiano i calcianti rossi e i calcianti azzurri. Ancora un testa a testa molto duro tra un calciante rosso e uno azzurro. Intanto Bastiani e Giobel De Castro continuano ovviamente a scambiarsi la sfera alla metà campo. Ancora Bastiani guarda il piazzamento dei suoi compagni, non c'è nessuno a cui passare la palla. E allora, tanto è rientrato in campo. Sì. In campo Ceccarelli. Tanto placcaggio, rimessa. Battuta per gli azzurri. Battuta. Il pallone che verrà sollevato, attenzione, vediamo chi se lo prende, ci sono i calcianti rossi schierati che prendono tranquillamente la sfera, può andare il calciante rosso, Baggiani, battuto da solo, controllo gli avversari, viene placcato, va giù, attenzione, prende Renzoni per il 4-0 dei rossi. È stata un'azione costruita perfettamente da Baggiani, che è riuscito a portarsi avanti, ha resistito al placcaggio del calciante azzurro, trovando Renzoni lì a un passo dalla caccia. Lo vedete Baggiani qui, bravissimo col corpo, poi viene preso dal calciante azzurro che lo placca, va a terra, ma è bravo lo stesso ovviamente a servire Renzoni per la caccia del 4-0 sugli azzurri. 4-0, cambia ancora il risultato di Santa Croce. Adesso i rossi di Santa Maria Novella conducono sugli azzurri di Santa Croce per 4-0. Dario Baldi, ci colleghiamo tra poco.
Dario, prego. Mentre tu stavi commentando la caccia di Renzoni, un calciante di parte rossa si sta facendo medicare perché ha una profonda ferita che gli parte dall'orecchio, provocata durante un momento di colluttazione qua proprio sotto la mia postazione. A voi. Grazie a Dario Baldi per questo racconto. Intanto c'è un testa a testa molto duro ovviamente al centro del campo. Il pubblico lo vive con passione. Quando siamo arrivati a 29 minuti sul cronometro, 4-0 per i rossi sugli azzurri, Gianmarco Lucherini. Voglio provare almeno a segnare una caccia per ridare un po' più. Gianmarco Lucherini. Mi senti, Andrea? Sì, ti sento, ti sento. Francesco Stefanini, detto ciliegia, è stato espulso dai rossi, ma prima di uscire dal sabbione si è rivolto verso la curva rossa, incitando la curva rossa a sostenere la squadra. È stata veramente una scena molto emozionante durante l'uscita dell'espulsione di Stefanini. A te la linea, Andrea. Grazie Gianmarco Lucherini. Siamo arrivati a 30 minuti in questo momento, ne mancano 20 alla fine della partita, con gli azzurri che provano a imbastire un'azione d'attacco. Il pallone finisce a Lopez. Errore. Che può partire, attenzione a su di sé, un calciante azzurro che lo pressa. Lopez controlla ancora la sfera, la passa a Giannassi. Giannassi salta i due calciati nel mezzo del campo, trova un calciante azzurro che lo placa, indietro il pallone ancora per il calciante rosso che prova a guardare, osservare il piazzamento dei compagni, può andare fino in fondo, non ci riesce, muovono ancora la palla i calcianti rossi. Grandi, c'è la caccia del 5-0, Fattori per il 5-0 dei rossi. 5-0 dei rossi, quando siamo arrivati a 30 minuti e 34 secondi, i rossi conducono per 5-0 sugli azzurri di Santa Croce. Lopez, tre cacce di Renzoni e una di Fattori. E adesso il pallone torna agli azzurri. Jacopo Bobo Rondelli. Scusate, Jacopo Bobo Bastiani, ho sbagliato Bobo. Eccoci qua. Con gli azzurri che in questo momento, complice l'inferiorità numerica, fanno grande fatica a imbastire le loro azioni d'attacco. Adesso è molto complessa la cosa per noi, perché con l'inferiorità numerica un risultato abbastanza ampio ci costringe a esporci a rischi come questo qui del passaggio visto, esatto, intercettato e cambio di fronte, caccia. È logico che gli azzurri ora è chiaro che bisogna tentare il tutto per tutto, anche solo per segnare, ma è logico che gli azzurri nell'andare all'arrembaggio, nel provare ovviamente a trovare la caccia, devono in questo momento esporsi molto ai rischi di perdere il pallone. Intanto Bobo Bastiani che prova ad andare da solo verso la caccia, Bobo li fa fuori tutti, prova la conclusione, ma viene parata a terra, poi ancora ovviamente mamma il pallone mia, che resta ai rossi. Cosa ha fatto Manuel, ragazzi? Manuel Lopez ha fatto una cosa pazzesca recuperando un pallone incredibile e adesso i rossi controllano la sfera. Manuel Lopez, che oltre ad essere un grande innanzi, è sicuramente un grande difensore, oggi ha fatto due recuperi pazzeschi. Il primo sulla caccia del 2-0 e adesso questo ovviamente è stato pazzesco sull'azione di Bobo Bastiani, grande calciante Bobo, qua se ne era portati via tutti, a spasso tutti, guardate il replay, certo. Bobo che parte col pallone, ne fa fuori uno, due, poi ancora prova, c'è l'ultimo pressing qua con Manuel con la capriola, guardate, girando intorno al pallone, recupera la sfera, pazzesco Manuel Lopez, che partita, era sicuramente il calciante più temibile per gli azzurri. Lo è sicuramente in questi 32 minuti giocati, protagonista assoluto della partita. È ancora Rossi che possono impostare con lui, con Manuel Lopez, campione assoluto del calcio storico fiorentino. Prova ad avanzare, ha davanti a sé campo, ha davanti a sé qualche calciante azzurro, ci sono i calcianti a terra, deve stare attento, ma prende lo spazio, prende metro di campo, attenzione Lopez, qua è velocissimo, non lo prendono più, caccia con 6-0, 6-0 di Manuel Lopez, 6-0 di Manuel Lopez, i rossi conducono per 6-0 sugli azzurri quando sono passati 33 minuti. E si batte di nuovo, si riparte con gli azzurri che controllano la sfera, ma i rossi conducono per 6-0.
doppietta di Lopez, tripletta di Renzoni e una caccia di Fattori. È una caccia di Fattori. Comunque, sicuramente il peso specifico di Lopez e di Renzoni si fa sentire. Sono non due calciatori straordinari. Non soltanto per la realizzazione delle cacce, ma anche per quello che fanno in campo. Abbiamo visto Lopez, una parata, un recupero pazzesco da terra. Sono completi, hanno veramente tutto. E questo fa capire che nel calcio storico non è che se fai un ruolo fai quello, no? Puoi fare più ruoli, cioè puoi essere un innanzi ma anche un ottimo difensore. Durante la partita può succedere di fare qualsiasi cosa, bisogna essere pronti a fare tutto. E quindi ovviamente i ruoli non sono rigidi. Mancano 15 minuti alla fine, perché stiamo arrivando nella zona del 35esimo. I rossi sono in vantaggio per 6-0 sugli azzurri. 6-0, un risultato che parla da solo sullo strapotere dei rossi fino a questo momento. Ancora continuano testa a testa. Bobo Bastiani ha in mano il pallone, quasi si lamenta, quasi a dire: ragazzi, cosa ci posso fare qua, cosa mi devo inventare, che cosa devo fare di più di questo, è difficilissimo per noi in questo momento. Ancora il pubblico che incita Bobo a muovere il pallone. Dario Baldi. Per dirti, Andrea, che c'è un calciatore dei rossi, lo vedete zoppicare con un uomo dei sanitari che sta ancora facendosi medicare il ginocchio. A te. Grazie a Dario Baldi, una partita che comunque conta molti infortunati, complice anche la tensione all'inizio, quello che è accaduto ovviamente prima dell'inizio della partita. Prima che si sollevasse il pallone sapevamo che quegli episodi avrebbero avuto comunque una ripercussione sulla partita, che è stata sicuramente molto dura anche negli scontri testa a testa. Intanto provano ad avanzare gli azzurri, che trovano la caccia con Giobbe De Castro. Caccia azzurra quando siamo arrivati al 36esimo. I rossi conducono per 6-1 sugli azzurri. Qua è stato bravo Giobbe De Castro a trovare lo spazio tra la difesa dei rossi e a siglare la caccia degli azzurri. I rossi ne hanno segnate 6 di caccia, gli azzurri 1. Ecco qua Jobel De Castro, con grande esperienza, nazionale di rugby delle Filippine, calciante sicuramente di grande talento, che vedremo ancora protagonista, speriamo, qua sul sabbione di Santa Croce con i colori azzurri, per dare spettacolo, per segnare cacce importanti. Siamo a 36 minuti e 40 secondi con i rossi di Santa Maria Novella che conducono per 6-1 sugli azzurri di Santa Croce. E adesso il pallone ce l'hanno i rossi, ce l'ha Manuel Lopez in mano, protagonista assoluto di questa partita, così come della semifinale. Straordinaria oggi la prima caccia, quando è riuscito praticamente a sfuggire a un placcaggio di Ceccarelli, utilizzando la rotazione del corpo e trovando poi la caccia. Bravissimo poi negli interventi difensivi, questa dimostrazione è un calciante completo. Andiamo avanti con ovviamente gli 1-1 testa a testa che continuano anche sotto la nostra postazione, tra scontri proprio di pugilato tra i calcianti rossi e i calcianti azzurri. Attenzione, mentre perché se ci facciamo coinvolgere troppo, dice Cristiano, giustamente, se ti fai coinvolgere troppo nelle scaramucce, la palla è loro e quindi sono bravissimi a avere queste linee di corsa. I rossi oggi di fatto non hanno sbagliato un pallone nella loro gestione della palla, sono stati perfetti, non c'è stato nessun errore dalla parte rossa. Rossi che sono allenati di nuovo da Dimitri Rocchi, che è tornato ovviamente mister dei rossi. La sua mano, la sua impronta è sicuramente determinante, Andrea. Si vede. Non è un caso. No. Andiamo avanti, quando sono 38 minuti sul cronometro, i rossi sono in vantaggio per 6-1 sugli azzurri. La palla ce l'ha in mano Manuel Lopez, che può osservare il piazzamento dei compagni. Scatta Gianassi a prendersi la profondità, quasi a dire: dammi il pallone, proviamo un lancio in profondità. Poi va su Bastiani. Intanto Lopez prende, parte da solo, non c'è nessuno che lo ferma, non lo fermano più, non lo prendono più. È sua la settima caccia rossa, ancora Lopez ne segna 3 di cacce per il 7-1 dei rossi sugli azzurri.
7 calci a 1. E adesso dilagano i rossi di Santa Croce, questa volta lo fanno ancora con Lopez, che vedete nel replay si è preso il campo, si è preso lo spazio, ha approfittato anche di uno scontro tra i calcianti, prendendosi ovviamente tutta la parte del lato corto del campo dove non c'è nessuno dei suoi, non c'è nessuno degli azzurri e nessuno dei suoi. Bacia il pallone per la settima caccia dei rossi di Santa Maria Novella sugli azzurri di Santa Croce. 7-1, 7 caccia a 1. Andiamo da Dario Baldi. Sì Andrea, avevamo segnalato appunto un problema al ginocchio per il calciante di parte rossa, e non riesce neanche a uscire, lo vedete zoppicare proprio sotto la vostra postazione, non so se riuscirà a concludere questi ultimi minuti di partita. A voi. Grazie a Dario Baldi anche per questa segnalazione della difficoltà che in questo momento il calciante rosso, in seguito all'infortunio, continuano intanto gli scontri testa a testa molto duri. Quando siamo arrivati a 40 minuti, ne mancano 10 alla fine della partita, gli azzurri provano a imbastire un'azione d'attacco, ma la riprendono i rossi. Meno male, ancora rossi hanno il controllo della sfera. Era una probabile. Intanto altro, si andrà per la battuta. Meno male. Si andrà per la battuta, visto che il pallone era nelle mani di un calciante rosso, ma a terra. Battuta. Subito la battuta, quanto è importante sfruttare bene le battute, non c'è nessuno. Ci sono i calcianti rossi, non riescono a controllare la sfera, ma torna la sfera nelle mani di Lopez. I calcianti azzurri non riescono a prendere. Quanto è importante farsi trovare pronti sulle battute, quanto è importante stare concentrati. Certo che mano a mano che i minuti passano, e adesso ne sono passati più di 40, è sempre più difficile mantenere la concentrazione, anche perché sono tante le cose che succedono in campo, e qualcuno da casa può dire sì vabbè, ma è facile andare a prendersi la palla, non è così, perché succede di tutto, devi stare attento a tante situazioni. Poi c'è il sudore, c'è la sabbia, può sembrare. Tanto attenzione al calciante azzurro che prova a prendere il portatore di palla, Lopez dei rossi, non ci riesce, va su di lui un calciante rosso che lo ferma. Mancano 9 minuti al trionfo dei rossi sugli azzurri di Santa Maria Novella per 7 calci a 1 in questo momento. Vedremo poi come finirà la partita. Lopez sorseggia dell'acqua da una bottiglietta, prova a partire, ha davanti a sé gli avversari, prova a sfruttare il corpo, la velocità, le finte per vedere se riesce a trovare lo spazio, non ce la fa, decide di indietreggiare. Ancora Lopez, il controllo del pallone, davanti a sé avversari che si fronteggiano, c'è Bobo Bastiani quasi a dire vieni Lopez, ti prendo io. Il confronto da due grandi calcianti. Bobo Bastiani che in questo momento allontana il capitano dei rossi e poi prendono giù Manuel Lopez, i calcianti azzurri. Sarà ancora battuta. Bastiani va quasi a prendere il pallone, a dire che lo porto via dalle mani. E ancora battuta, pallone nel mezzo, c'è un calciante azzurro che potrebbe prenderlo, sono tanti calcianti lì che ce l'hanno, ce l'ha il calciante azzurro. Qui ce lo siamo, controllo sporco, controllo molto sporco degli azzurri. Ancora battuta. 42 minuti sul cronometro, 8 minuti che separano gli azzurri di Santa Croce con la possibilità di segnare un'altra caccia. Paolo Bastiani prova ad andare in fondo, il pallone rimbalza in campo, niente da fare, lo riprende calciante azzurro che poi caccia degli azzurri che accorciano, che ha segnato Cappelli dietro, ma che ha fatto la faccia da Zoppi. Cappelli praticamente è una situazione in cui vedete zoppica vistosamente, è riuscito comunque a segnare una caccia. È stata l'azione di Bastiani che ha trovato la balaustra e il rimbalzo che ha favorito Cappelli per la seconda caccia degli azzurri. Quando siamo arrivati al 43esimo, mancano 7 minuti alla fine, i rossi di Santa Maria Novella conducono per 7 cacce a 2 su gli azzurri di Santa Croce. Sostenitori degli azzurri che accendono i fumogeni, a voler sostenere il loro colore in un momento di grande difficoltà. Mancano 7 minuti alla fine, sono sotto di 5 cacce. E adesso continuano gli uno contro uno, i rossi hanno in mano il pallone, con tutta la calma del caso. Con tutta la calma del caso. 7 cacce per i rossi. 3 di Lopez, 3 di Renzoni e una di Fattori. Ancora con ovviamente
i calcianti rossi che controllano il pallone, i testa a testa e gli scontri che continuano ovviamente nel centro del campo. C'è un calciante rosso che prova ad andare su Lopez, azzurro che prova ad andare su Lopez per prendere il pallone. Renzoni, non su ci Renzoni riesce. C'ha la palla. Ah, scusate, su Renzoni che ha la palla. Renzoni la gestisce per i suoi compagni. Intanto salutiamo tra poco Andrea Ostento che ci dovrà lasciare quando vuole. Quando siamo arrivati al 44esimo minuto, i rossi di Santa Pranovella sono in vantaggio sugli azzurri di Santa Croce per 7-2. Continuano ovviamente gli uno contro uno, il pallone resta saldamente nelle mani dei rossi. Ricordiamo i marcatori per i rossi: 3 catch di Lopez, 3 di Renzoni, 1 di Fattori, 1 di De Castro e 1 di Cappelli per invece gli azzurri. Adesso vanno ancora i rossi con Lopez che sbilancia l'avversario, non lo prendono più, non lo prendono mai, ha davanti a sé l'avversario, lancia per il proprio compagno, c'è l'ottava cazzo. Vincenti per l'altra caccia ovviamente. Io vi saluto. Grazie Andrea Ostento. Grazie, saluto a tutti. Complimenti Andrea. Grazie Cristiano, grazie. L'ottava caccia per l'8-2. Che salutiamo Andrea Ostenti che giustamente si prepara ad andare a festeggiare la vittoria dei rossi. Quando siamo arrivati, intanto vedete ancora la caccia di Vincenti per i rossi, l'ottava caccia. 3 di Lopez, 3 di Renzoni, 1 di Fattori e 1 di Vincenti, 1 di De Castro e di Cappelli invece per gli azzurri di Santa Croce. Mancano 4 minuti e mezzo alla fine. I rossi di Santa Pranovella sono in vantaggio per 8-2 sugli azzurri di Santa Croce. 4 minuti e poco più li separano dalla vittoria, dal ritorno alla vittoria del torneo del calcio storico per i rossi. Non accadeva dal 2019, l'anno prima della pandemia. Sì, mi sembra, sì. Gli azzurri invece erano la squadra da battere del calcio storico, di fatto non perdevano una partita dal 2021, avevano vinte tutte. E oggi sicuramente quell'episodio iniziale ha caratterizzato, sì, ha poi segnato la partita. Probabilmente un po' aver condizionato, ma non ci nascondiamo. Le forze in campo dice erano queste, Cristiano. E probabilmente già l'aspetto numerico ha portato loro a poter giocare un pochino più in tranquillità. Sono Andiamo da Gianmarco Lucherini. Gianmarco, sono qua con Lorenzo Fattori, un'esclusiva che già sta sanguinando il naso. Lato rotto, sì. Però stai continuando a giocare, stai anche scherzando però con il più forte di tutti degli azzurri, quindi bellissima immagine questa, davvero è un'immagine stupenda tra calcianti azzurri e calcianti rossi. In questo momento il nostro Lorenzo ha il naso rotto palesemente, sta continuando a stare in campo, a placcare il suo avversario, ma non nemmeno. È una guerrona, non può uscire per sbaglio. Bellissima questa immagine. Ma ne aspettava di rientrare, capito? Contro di noi aspettare. Attenzione, intanto i rossi provano ad andare. C'è il calciante rosso che prova ad andare da solo, fino in fondo, fino all'ultimo centimetro, fino in fondo. Caccia rossa. E adesso per questi calcianti è molto facile questi corridoi in cui poi con la velocità riescano. Caccia rossa, e quindi sono 9 le cacce per i rossi. 9-2, sì. 9-2. È un risultato che ci penalizza molto. Però purtroppo questo è il calcio storico, crudele, perché poi come le partite appunto cominciano a dilatarsi negli spazi, così bastano episodi. 2 minuti. Intanto chiedo soprattutto ai bordocampisti se mi aiutano per l'autore dell'ultima caccia, sia a Gianmarco che a Dario, se mi aiutano a dare il nome dell'autore dell'ultima caccia, grazie. 9-2 per i rossi sugli azzurri. Intanto salta la curva degli azzurri, scusate, la curva dei rossi, salta la curva dei rossi che sente la vittoria vicina, vicinissima. 1 minuto e mezzo alla fine, con i rossi che conducono 9-2 sugli azzurri. Hanno messo un'impronta fortissima sulla partita i rossi, sì, dal primo minuto.
come ha spiegato Cristiano Marsani, insomma non ci nascondiamo la parte azzurra, le forze in campo forse erano queste. Hanno gestito meglio la partita, a un certo punto avevano la fortuna della superiorità numerica. Finisce in anticipo, finisce in anticipo. L'abbiamo a favore, a volte l'abbiamo contro. Il trionfo. Il Monte Rossi, bella squadra, noi dovremo analizzare i nostri perché non è funzionato certe cose. Grazie a Cristiano Marsani per essere stato con noi e per averci grazie raccontato ovviamente la parte azzurra. Grazie a tutti quelli in campo e anche a quelli fuori. Grazie per averci raccontato ovviamente anche la parte azzurra questa telecronaca. Intanto lo spazio sul sabbione di Santa Croce è solo e soltanto per i rossi di Santa Maria Novella, che hanno vinto il torneo del calcio storico fiorentino 2023. Ritornano alla vittoria che mancava dal 2019, da prima della pandemia. Una partita vinta per 9-2, senza se e senza ma, senza se e senza ma. Questo spiega il risultato. Dario Baldi. Sì, ora cerco di prendertelo in diretta, c'è Massimiliano Pretagallo qua, l'alfiere dei rossi, cerco di rubarti una... Massimiliano, una battuta al volo, avete vinto una partita... dimmi... Lascia stare. Andiamo da Gianmarco Lucherini, che vedo decisamente schierato. Ci sono io comunque. Sono qua con Bambolotto, sì. Matteo Renzoni, che dicono essere il più forte giocatore, noi più forte di tutti. Bambolotto, grande vittoria che torna, il titolo che torna a Santa Maria Novella dopo il 2019. Si è fatto un culosi tutti i giorni al campo e questo è il risultato. Uomo del match, 3 calci, sensazioni. Hanno vinto rossi, ora festeggiamo, grazie mille. Andiamo subito da Andrea. Grazie mille, grazie. Allora dunque, per quanto riguarda ovviamente il calcio storico fiorentino, vedete il risultato finale con i rossi che festeggiano perché hanno vinto il torneo del calcio storico 2023 per 9-2 nella finalissima con gli azzurri di Santa Croce. Festeggia Santa Maria Novella. Andiamo da Gianmarco Lucherini. Sono con Francesco Stefanini, detto ciliegia, espulso oggi. Cosa è successo? Se lo vuoi raccontare prima di raccontarci la soddisfazione. Praticamente... avevo visto 2 ingaggiati, visto che insomma una cosa che avevamo studiato, dato che comunque è sempre stata fatta, e ho pensato di placcare lateralmente, non è che sappia fare nient'altro e nulla è. Non ti sminuire. Ti abbiamo visto uscire però in un'immagine bellissima mentre chiedevi alla curva, nonostante tu fossi espulso, di incitare i tuoi. Quello è poco ma sicuro, oggi abbiamo fatto la storia. Torna il titolo, la vitella a Santa Maria Novella dopo qualche anno, dopo il 2019. Sì, finalmente. Sono un po' emozionato, quindi. Come si festeggia adesso? Stasera si beve. Lunchest. Si mangia un po' male stasera. Lunchest bibendum con il nostro Francesco. Grazie mille Francesco e godetevi la vittoria. A te Andrea, a te. Bellissime le immagini dall'alto, dal nostro drone con il coordinamento tecnico, che ci mostrano la festa dei rossi sotto la loro curva. Tutti ovviamente sostenitori dei rossi sono scesi in campo sul sabbione di Santa Croce per festeggiarli. Mostra